Buonasera a tutti quanti, benvenuti. Sono Lisa o Irish Lisa in compagnia del caro Seifer di In Principio era il podcast. Buonasera per chi c'è già. Buonasera, chi ci Ebbene, sarà? bene, speriamo che questa sera vada nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la connessione, non ci dovrebbero essere altri problemi. Come ho già scritto prima sui social, se succederà qualcosa, a questo punto sentirete parlare di me sulla cronaca nera, ma non perché io muoio, perché io commetto qualche atto un po' non convenzionale. Dissociamo, Buonasera. dai, da questi Ci atti dissociamo da qualsiasi. tutto, ci dissociamo da tutto. Allora, io sto bene, direi, sto bene e spero che stiate bene anche voi. E stasera cerchiamo di recuperare un pochino quello che avremmo dovuto fare la scorsa volta, perché ve lo ricordate, la scorsa volta purtroppo siamo stati costretti a troncare e a un certo punto per colpa della connessione infelice. Birichina. Birichina. No, e fu così che niente. Non voglio sentire niente, ragazzi, incrociate tutte le dita, cioè non dovrebbe succedere niente, se veramente succede qualcosa è perché salta la luce. Grazie per l'host, grazie mille. E niente, Seifer, tu volevi dire qualcosa prima di cominciare? Ah, più che altro convenevoli, come sta andando questa quarantena, il classico, intanto che aspettavo che arrivi qualcun Esatto, come, altro. infatti, aspettiamo un attimo, qualche minuto. Come state, come non state, cosa sta succedendo? Io purtroppo, lo sapete già, sto soffrendo, sto patendo particolarmente questa quarantena, questa nuova quarantena. Poi speriamo che la situazione migliori davvero perché non ce la posso fare altrimenti. Sai, Lisa, a proposito, ti ho detto, no, che ho ricominciato un po' a giocare a Sekiro. Ci trovo comunque gli stessi difetti che dicevo prima. Vabbè, poi ne parliamo anche più tardi, casomai Sì, in sì, post sì. live. Però trovo sempre che sia un pezzo di sterco il cazzo di quello là con l'alabarda gigante che trovi quasi dopo il facocero. Dopo che uccidi il toro Ah, infuocato. 7 lance. 7000 lance, madonna mia, 7.000 quanto è lance. merda quello. Cioè, oggi mi ha fatto. Cioè, non l'ho ancora fatto in pratica, ma ora mi ha fatto buttare. Mi stava facendo buttare. Cioè, la prima kill gliela faccio stealth, ok, ma la seconda. Sì, Il tempo no, di prendere i quello. perri, cose. Cioè, è troppo lento. E quindi anche l'affondo Mikiri, essendo che lui va molto a rilento, è difficile da prendere il timing. Perché di solito i nemici sono molto veloci quando fanno gli Sì, affondi. Invece lui, ho. 8 ore, e tu. Ho visto anche che lo stava facendo Ruben Saiyan ieri sera e anche lui ha. Beh, credo che quello sia stato. Uno dei miei primi grandissimi scogli nel gioco perché sono rimasta veramente sconvolta. Ci ho speso non so quanti tentativi, poi alla Invece fine, ho come si fatto la suol dire. falena molto velocemente. Ho fatto solo il primo, avevo fatto il primo boss, poi sono andato direttamente alla falena. L'ho fatta easy, cioè 2 tentativi ci ho messo. Ma io credo Primo che tentativo. sia molto questione di se uno ha un po' di memoria, come si dice? Memoria Sì, muscolare, muscolare, sì. esatto. E così, secondo me, chi ha questa cosa, molti boss li fa subito così. Chi invece si deve prendere un pochino di più la mano fa un po' fatica. Benvenuti a quelli che stanno arrivando. Intanto, cosa dice Alex? Sto quasi invidiando gli animali che possono andare in letargo per sta quarantena. Ma sai che No, brutta idea. Sai Andare in letargo. che anch'io ammetto che ci sono delle volte che starei nel letto e poi non farei più niente, però se uno fa così dopo prende una china sbagliatissima, No, infatti. quindi è meglio cercare di fare il più possibile, di muoversi un pochino e di mantenersi attivi. No, il mio grande problema è che faccio fatica a dormire, perché io sono una che se non si stanca fa veramente fatica a dormire. Beh, bravo a Oh, produrre. buonasera, ragazzi, in Tintin. chat abbiamo una personalità molto importante questa sera che se ne andrà subito. Benzina. Dopo che ho detto questa cosa. Chi è Allora, Benzin il Zeb? caro Benz è il mio tutor dell'università. Addio.
Cioè, sì, Oh. che mi ha fatto questo grande onore di mettermi il follow oggi. Gliene ho parlato, lo sapeva già che facevo queste cose su Twitch, però oggi ho messo il follow effettivamente al canale e gli ho detto se voleva venire a passare, che mi avrebbe fatto piacere, ed eccolo qui, quindi sono molto contenta, grazie. E poi sai pure che rimane, perché comunque parliamo, non è che giochiamo solamente, ma parliamo anche della politica, di Sì, filosofia e anche dell'argomento tuo cardine, che è la biologia, quindi potrebbe esatto, essere. adesso Ti fa non una so, peer review probabilmente. esatto, oddio aiuto, adesso non so se tu conosci il gioco, Daniele lo chiamo per nome, Sì, chiaro. credo di sì, perché Bioshock è abbastanza famoso, però in queste live praticamente noi facciamo una discussione dal punto di vista biologico, filosofico e politico del gioco, perché in questo gioco si può parlare molto di tutti gli aspetti, di tutti questi tre aspetti, e diciamo che io faccio un pochino di più la discussione dal punto di vista biologico, mentre Cypher fa il commento dal punto di vista filosofico, politico. E Ricordando sempre che niente. non sono né laureato in economia né in filosofia, ma sono un umile ingegnere che però come passione ha la cultura in generale. Quindi andate, Sì. ogni cosa che dico ovviamente andatela a approfondire, perché è questo che fanno le persone brave. Quando uno si sentono parlare di un argomento vanno ad approfondire sui testi precisi, perché noi diamo un'infarinatura generale comunque. E soprattutto se uno non è sicuro di quello che sta dicendo, non lo va a dire in giro. Questa è Bravissimo. la prima cosa. E infatti vedete bene che, per esempio, l'altra sera, per parlarvi io della questione del quadro, quello che ha ispirato il nome dell'Arcadia, sono andata a guardare quello di cui dovevo parlarvi. Cioè, non è che abbia detto, ah, ok, io vado così a braccio, ma prendiamo il quadro e poi qualcosa mi verrà in mente. No, non si fa così. Poi comunque facciamo un appunto per la scorsa live, che quando si è parlato di Kane e Smith non Esatto, ero preparato, perché non la sapevo sta cosa di questo easter egg esatto. all'interno del gioco, quindi ero rimasto un po' impreparato. Quindi Stasera magari farò ci un appunto un torniamo. attimo. Sì, tanto, tanto Magari c'ho ci i miei torniamo appuntini. sopra. Allora, se tu sei d'accordo, io partirei. Partiamo, partiamo, subito Partirei, partiamo. partirei. Quindi Allora, ci vediamo dopo, ragazzi. esatto, Safer come al solito lo facciamo scomparire, ma rimane con noi dal punto di vista della voce. Passiamo nell'altra scena. Allora, io ti chiudo la cosa, la Sì. webcam, e poi ti Sì, ho chiuso pure a me. condivido il gioco. Sì, grazie. Quindi speriamo che stasera non abbiamo problemi con la Sì, connessione. esatto, non Questa sarà dovrebbero una esserci grande. dei problemi. Non sentite niente come al solito, perché l'audio, se esco dalla finestra del gioco, non Un lo sacco di giochi lo udite. fanno. Pure Ma Sekiro lo anche fa. Sekiro lo fa. Infatti io in live facevo così, che cominciavo dal menu e poi mi spostavo dopo nel gioco. Allora, dovresti vedere Sì. adesso. Ok. Ho visto. Allora, ci spostiamo dal gioco. Chiaramente se ci sono problemi audio video, fatemelo sapere subito così sistemiamo. L'altra volta eravamo fermi, ci siamo fermati, pardon, ci siamo Al fermati Farmer's Market. al Farmer's Market, che è praticamente una sorta di replica di un mercato popolare, potremmo dire, che è stato riprodotto a Rapture per far sì che la gente avesse una sorta di, come si può dire, illusione di mondo in superficie, possiamo dire così, perché riproduce quello che potrebbe essere una specie di mercato, sì, popolare, in cui la gente trova dei prodotti freschi, eccetera, eccetera. Allora, eravamo rimasti qui e io adesso però non mi ricordo cos'è che avevamo fatto e cosa no. No, niente, avevamo preso due o tre cose di clorofilla, no, delle api, però sparse, non erano ancora Ok, finite, cioè, dobbiamo quindi eravamo trovare. appena entrati. Ok, qua mi sembra che avessimo fatto tutto, bisogna che ci muoviamo da sta parte. Intanto che fai un po' di gameplay, io metto quegli appuntini dell'altra volta, perché Esatto. sulle tombe, come easter egg, c'erano le tombe di due grandi economisti,
del passato comunque, che sono uno Adam Smith e l'altro, io dico sempre Kane, ma in realtà è Keynes, John Maynard Keynes, che sono gli antipodi proprio dell'economia, ok? Se vogliamo, perché Adam Smith è il fautore della libertà del mercato e della mano, della cosiddetta mano invisibile, quindi libero mercato, non deve esserci nessuna regola del mercato, quello che avevamo già detto nelle scorse live, no? Che era un po' il mantra dell'anarcocapitalismo. Non ci deve essere uno Stato che impone delle regole affinché le industrie le rispettino, ma l'economia farà da solo. E questa, appunto, questa teoria è chiamata la teoria della mano invisibile ed è molto interessante, appunto, perché è uno dei capisaldi dell'economia americana, anche se non è del tutto smithiana come economia, perché comunque ci sono delle regole di mercato minime, come quella là, adesso non mi viene, no, però il attimo bloccato, ok. Vabbè, mi verrà un attimo in mente il termine, non so perché non... Non ti preoccupare. Tipo l'antitrust comunque, il fatto che comunque una sola azienda non può... Il monopolio, ecco, non veniamo a monopolio. Il monopolio è una sola azienda, non può accavallarsi un'intera sezione dell'economia. In generale, che adesso se uno fabbrica le scarpe, la Nike diventa molto importante, la fetta di mercato della Nike deve essere sotto una certa percentuale, perché altrimenti si crea un monopolio e causando il monopolio l'economia non gira bene. Invece secondo Smith non c'è bisogno neanche questo, perché appunto ci sarà sempre spazio nell'economia per altri interlocutori, cosa che vediamo per esempio invece nell'economia moderna ha dei limiti. Per esempio Facebook, Google, Amazon hanno delle fette di mercato molto grandi, soprattutto che ne so, Facebook, che è un social, no? Uno dice vabbè, ma non è l'unico social, però in un certo senso ha il monopolio di quel tipo di social lì, perché il social è come dire un'azienda, è una fabbrica, quindi c'è la fabbrica di scarpe, la fabbrica di magliette, e Facebook ha il monopolio per molti economisti in quell'ambito, anche se purtroppo le nazioni sono un po' restie, per fare un esempio. E quindi questo era per quanto riguarda Smith. Poi vabbè, uno è stato dei primi teorizzatori della divisione del lavoro, per quanto riguarda la ripartizione dei redditi e il valore di scambio, quindi sono concetti un po' più complessi, il valore della moneta, che questo è un concetto importante perché è appunto opposto a quello keynesiano, dove la moneta è solo un mezzo, non ha nessun potere sulla ricchezza reale. Cioè, la ricchezza per Smith era più i beni, i servizi, i possedimenti. Invece abbiamo poi l'altro profilo, quello keynesiano, che è molto più di accentramento dello Stato. Sembra un'azione di libero mercato, comunque. Appena fatto una boiata. Mi piace. Dov'è il robot shutdown? Qua? Non lo so. Stavo un attimo... Scusami, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare. E quindi, mentre invece appunto l'economia keynesiana è un'economia sempre di libero mercato, ma con un forte accento statale. Quindi abbiamo ad esempio uno Stato che investe nell'economia di mercato, che fa un grosso debito pubblico, quindi investe soldi, anche se non ha un reale vantaggio, ok? Ed è appunto una delle economie che più viene ancora portata avanti da alcune fazioni politiche, adesso non faccio nomi, che però secondo me e secondo molti economisti è comunque ampiamente superato. Sì, c'ha dei valori abbastanza fondanti l'economia in giro keynesiana in un mondo non globalizzato, la moneta, fare debito, però fare debito non controllato soprattutto, secondo i keynesiani porta a un'economia che è sempre in salita, quando non è così. Ad esempio abbiamo appunto visto cosa ha portato uno sperpero di denaro durante gli anni 70-80 in Italia, ovvero una stagnazione che è durata fino all'incirca ai 2000. Poi abbiamo avuto vari scenari economici non molto felici, come nel 2008 abbiamo avuto una crisi economica, adesso c'è il corona. Però noi, a causa di alcune politiche passate, soprattutto di sperpero economico,
Adesso siamo in una situazione abbastanza stagnante, mentre il resto del mondo è abbastanza in salita, cioè lasciando stare Corona e 2008 comunque. Sì. E infatti molti portano addirittura come esempio di un'economia keynesiana che funziona quella giapponese, però quella giapponese anche lì ha dei limiti, perché fa un grosso investimento, quindi fa dei grossi debiti, però dopo 2 o 3 anni che vanno bene le finanze, dopo c'è una piccola crisi che poi viene fatta con altri soldi, che poi c'è, quindi è un riciclo infinito dove non c'è una vera crescita, ma c'è una quasi stagnazione nel mercato. Questo almeno è quello che mi hanno insegnato a economia, e quindi mi vengo a dire quello che mi insegnano a me a economia. Questi erano gli esempi principali che facevano, ovviamente. Non vi ho salutati dalla chat subito perché non volevo interrompere il discorso. Sì, scusate ragazzi, ciao, Schiller, ciao. Buonasera a tutti quelli che stanno arrivando. Sì. Scusate se ho fatto una palla. Ci sta. Scusate se vi ho fatto una palla esagerata, ma era giusto per compensare le nozioni che l'altra volta non ho potuto. Oh. Cioè, non mi sono nemmeno preparato. Quindi. Ma già questo me ne sono preparate tipo in mezz'ora, perché l'avevo già studiato, dovevo solo fare una rinfrescata, infatti era un po' farraginoso. Però guarda dov'era il coso per spegnere il robot. Bastava che mi muovessi un po' di più. Vabbè dai. Aspetta, non stavo guardando, che stavo un attimo concentrato. Stavo guardando e non guardando in realtà. Le loro canzoncine. E niente. Oggi. Quindi questa era la palla, la mia palla è quasi finita, ci sarà un altro solo piccolo segmento in cui vi romperò i coglioni, che è un po' più avanti a Fort Frolic, poi sarò zitto per tutto il tempo, non mi preoccupo. Allora, quanto è brutto questo con le aperto? Povero figlio. Finisci la tua... La sua... Ah, è vero che adesso vengono addosso a me. Sì. Allora, c'era pure l'abilità. Sì, c'è il plasmide delle api. Questa zona è particolare perché assieme all'Arcadia è stato replicato una sorta di ambiente che è chiaramente anomalo per la zona in cui ci troviamo. Benvenuti a tutti quelli che stanno arrivando adesso. Buonasera Lisa Bioshock, grande scelta, un tuffo nel passato, è proprio quello che è proprio l'intenzione, Furious, è proprio l'intenzione, fare un bel tuffo nel passato, perché tra l'altro Bioshock è una delle mie serie preferite, quindi... E dicevo, in questa zona, in quella dell'Arcadia, sono state replicate degli ambienti che sono chiaramente anomali. Allora, nell'Arcadia abbiamo visto un vero e proprio parco, giardino, e qui invece sono state replicate proprio delle piantagioni e delle zone in cui vengono allevati degli insetti, nello specifico le api per il miele. E la piantagione, se non sbaglio, ci sono quelle, come si dice? Non mi viene in mente... le vigne, quelle per il vino. E qua invece ci sono la zona con le api. E se vi ricordate, noi adesso stiamo raccogliendo i materiali per fare il famoso vettore Lazarus, che ci aveva commissionato, chiesto la Langford, e serviva il bocciolo della rosa, che l'abbiamo già trovato, degli enzimi prelevati dalla saliva delle api, ed è quello che stiamo fondamentalmente cercando qui, e dell'acqua distillata. E quindi siamo in questa zona proprio per questo motivo. Allora, vediamo... Io non mi ricordo bene come funziona questa zona, però... Molto di passaggio questo, quindi pure io. Cacchi. Vabbè, stai attento alle api. Ma no, non mi ricordavo che tutte le volte che vai a pescare ma mi lasciano stare dopo un po', spero. È il fuoco. Non ce l'ho. Sia alla base delle sue eccezionali proprietà, viene provocato un danno estetico e cerebrale. Per rimanere sulla cresta dell'onda, però, ci vuole sempre più Adam. Se da un punto di vista medico si tratta di un evento catastrofico, dal punto di vista degli affari, Fontaine vede delle possibilità di successo. Ecco, qui abbiamo sentito la Tenenbaum che praticamente diceva una cosa che io vi avevo già accennato, cioè il fatto che l'Adam, man mano che lo si consuma, dà fondamentalmente della dipendenza
Cosa intendi per plasmide delle api? Allora, in questo gioco, che in pratica c'è la possibilità di acquisire dei poteri tramite dei miglioramenti genetici, e nel gioco questi poteri vengono chiamati plasmidi. Comunque io l'avevo già spiegato all'inizio che il termine plasmide qui è usato in una maniera un pochino impropria, perché loro intendono con plasmide fondamentalmente come si può dire, la modificazione genetica che ti permette di ottenere un potere che può essere come quelli che ho io adesso, la telecinesi, l'elettroscarica oppure i dardi criogeni, sono questi i plasmidi. E in realtà a livello biologico noi sappiamo che il plasmide è una cosa cioè non funziona in questa maniera sull'organismo umano, perlomeno. E gli avevo già spiegato anche all'inizio delle live per come funziona, per esempio, i plasmidi nei batteri, queste cose qui. E non so se ti ho risposto. I plasmidi sono sostanzialmente nel gioco i poteri che noi possiamo acquisire. E la cosa interessante è che in questo gioco si parla di sostanze che riescono a modificare il genoma delle persone, che è l'Adam di cui parlava la tizia nella registrazione, però ne parlano in maniera abbastanza fantasiosa. Quindi nelle prime live io ho discusso anche di questa cosa, cioè del fatto che le modificazioni genetiche nell'uomo chiaramente non funzionano in questa maniera, e di come funzionano per esempio nei batteri. Ho fatto l'esempio, per esempio, quando si fa la trasformazione batterica, questi altri esempi per dire. Non so se ti ho risposto, spero di sì. Cos'è che stava dicendo? Stavo dicendo che la Tenenbaum ci ha detto una cosa a cui avevo già accennato, ed è la questione che l'Adam, nonostante possa essere utilizzato in maniera proficua per fare delle modificazioni genetiche, che siano esse estetiche oppure acquisizione di poteri come quelli che noi abbiamo per difenderci oppure insomma, come arma da offesa, genera una degradazione che sia fisica, estetica, sia a livello cerebrale, perché ne avevamo già discusso anche abbastanza ampiamente. L'Adam provoca questa proliferazione di cellule staminali che però sono instabili e provocano la distruzione dei tessuti circostanti, andandoli a sostituire con queste nuove cellule. Quindi sostanzialmente come se le persone avessero in continuazione delle produzioni di tumori nel loro organismo, e che via via li degradano a livello estetico fondamentalmente e a livello psicologico. E lei diceva: questa cosa è chiaramente catastrofica dal punto di vista fisico per l'organismo, perché è chiaro che avere un organismo con delle cellule instabili che producono dei tumori, quindi anche delle conseguenze gravi per l'organismo, è tragico. Per gli affari di Fontaine, chiaramente questa cosa è buona, perché la gente deve continuare ad acquistare dell'Adam o comunque dei plasmidi. E vediamo. Qua c'era la stanza delle api e io mi ricordo che bisognava far venire il fumo per riuscire ad andare a prendere gli enzimi, se non sbaglio. Però non mi ricordo, anzi, lo puoi fare solo, è a tempo, non mi ricordo esattamente quanto. Ecco qui! Lo vediamo, lo senti? Torna qui e Comunque, per quanto riguarda l'altra volta che abbiamo dato quella notizia del presunto dell'assalto alla sede Ubisoft con ostaggi, si è vinto che erano tutte cavolate, cioè è stato un prank call alla fine. sì, alla fine è stato uno scherzo. Ma Questo è di porca. pessimo gusto. Sì, al. No, non di pessimo gusto, di più. Cacchio, sono bloccata. È veramente roba da persone immonde, non dico altro perché sennò ci bannano. Dove sono bloccata? Non capisco dove sono In bloccata. Ah, un nell'angolo. ricombinante. Nell'angolo. Nell'angolo e in un ricombinante. Com'era, non si mette mai il baby all'angolo, non so se hai visto Dirty Esatto. Dancing. Tutti Vediamo. con una mira della Madonna, poi, cioè io non riesco a beccarvi.
Madonna mia. Comunque, giusto per fare qualche small talk mentre combatto. Sì, 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 fai, fai mentre io cerco gli enzimi. Io in questo momento, a causa della mia condizione, e non sto vedendo The Mandalorian, e mi sta salendo una rabbia. Oggi è uscita la quarta, no? Questo vuol dire che mi dovrò chiudere un giorno intero solo per recuperarlo. Però non so se hai visto una cosa che... Buona, basta! Scusa, una cosa, non da una cosa da scienziata. Una cosa da scienziata. Allora, praticamente stanno facendo un sacco di petizioni in America per togliere il ruolo alla alla Cano, la ragazza quella là, la l'ex ribelle molto tosta, che sta anche nella prima stagione. Sai che io non li conosco tutti, perché la prima stagione l'ho vista un po' così e... Dov'è l'ultimo? La tipa cazzuta è proprio è l'unica donna in The Mandalorian. Un altro poco. E non sto scherzando. In pratica lei si è detta no maschio, questa attrice. E molti fan di Star Wars hanno fatto una petizione per togliergli il ruolo, perché era un... vabbè. Ah, per quello. No, non lo sapevo sta cosa, ti giuro. Pure una bella donna, mi sembra anche una brava attrice, l'ho visto in lingua originale, però vabbè, io dico sempre che comunque ci sono un sacco di, non so se lo sai, ma tipo Jim Carrey, no? È un antivax, è un novax comunque. Sì, no lo sapevo, infatti questa cosa non mi è piaciuta molto apprendere questa cosa. Ma le api perché non possono uccidere anche voi, tipo? È perché sono figli di papà. Per non dire altro. Cioè, io ho finito tutti i kit medici per colpa vostra. Da una parte, sai qual è il fatto? Io... Non esisteva un plasmide che rendeva stili ricombinanti tra loro? Sì, ce l'ho, ma non credo di averlo io. Non credo di averlo. In ogni caso non lo utilizzerei molto, perché non mi piace granché. E... Se ve ne andate, api... No, comunque, dicevo... però è quasi comprensibile, perché allora non so se lo sai, ma lui è il figlio di uno dei figli di Jim Carrey, o il figlio, non mi ricordo quanti figli ha Jim Carrey sinceramente, è proprio autistico. E quindi cioè, capisco, comprendo che certe volte con qualcuno te la devi prendere, cioè te la vuoi prendere, cioè ti serve una valvola di sfogo. Io non capisco quelli là che invece tipo hanno i figli che sono vaccinati, stanno bene, no? Ma e poi dicono che queste cose causano l'autismo e cose così. Quello non capisco. Cioè, una persona che boh, non c'entra niente, capito, con questa faccenda. Sì, ma non c'è proprio, non ci sono studi che possano confermare in maniera chiara questa correlazione. Quindi, dal punto che non ci sono studi, perché andate in giro a dire delle vaccate? Vedo, dal punto di vista di Jim Carrey posso anche capire gli altri che non capisco, cioè veramente. Purtroppo abbiamo parlato pure l'altra volta in post live, non c'è abbastanza educazione alla scienza, vogliamo chiamarla sì, così. Sì, non c'è un'educazione a, come dicevamo prima, usare le parole nella maniera corretta. La giusta, e... poi usare il metodo scientifico, esatto. Queste cose qua non vengono studiate, come funziona la comunità scientifica più che il metodo scientifico. Sono cose che un po' addolorano, cioè, sì. Perché comunque... Anche se vogliamo fare un esempio stupido, anche la cosa che diceva che faceva notare Barbascura, il fatto che la gente pensa che qualcuno si possa candidare al Nobel. Non ti candidi al Nobel. Non ti candidi, cioè è la gente che propone te. Questa sì, cosa non lo... Però molti quello che diceva Barbascura è che molti avevano il fatto di essere stati candidati, cioè che in qualche non hanno vinto il Nobel, sono stati candidati. A parte che, come hai detto tu, la candidatura può essere non è che c'è una giuria che decide inizialmente, ma ci sono varie proposte, poi c'è una giuria che decide i candidati e poi da candidati prende il vincitore. Però nel video viene spiegato, no, che comunque il candidato, vi si vengono a sapere i candidati a quella determinata elezione del Nobel dopo svariate decine di anni, cioè la maggior parte sono anche 50-60 anni. Quindi come fai a dire
che sei stata candidata, sei stato candidato al Nobel. Cioè, non ci sono prove. Mo che arriverà il vaccino per il Covid, oltre ai negazionisti verranno pure i Novax. Guardate, io cioè, lo sapete perché l'ho già detto in live determinate volte che ho smesso di rispondere ad alcune persone sui social perché Sì. mi dava Allora, proprio. se non ne vogliamo parlare, comunque stoppiamo, ecco la conversazione, se ti dà fastidio. No, 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 cioè se ne parla con delle persone che comunque cioè, ci si può ragionare e con le quali più o meno ho identità di vedute, ok, ma con quelli che ti rispondono con delle stupidaggini o dei post da siti che non sono affidabili oppure con delle congetture mentali che non hanno assolutamente una connessione l'una con l'altra, allora quello mi dà fastidio. E no, io stavo cercando di capire un'altra cosa, cosa devo fare qua che mi dice che devo continuare a cercare. Io Forse in qualche. ho già Se trovato tutti. No, l'enzima. ne manca uno. 6 di 7 Ah, 6 di esatto. 7. E dove sono? E non lo so. Mi sembrava di averli pure presi tutti. O Questi. forse qualcuno dove sta il market, forse Forse qua. Però non mi. Ah, eccolo. eccolo qua. Eccolo. Ecco qua, per avere anche chi Ti trovi. ho ucciso prima io. Ricordati di fare le foto. Ma qui che c'era casino mi sono Sì, dimenticato no, qua no. E totalmente. lei c'aveva l'enzima, quella là che mi è uscita. No, 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 l'ho preso. questa qua che mi hai ucciso, c'aveva un'enzima. Quindi ha fatto 8 di... Bastarda, bastarda. Te, la tua stirpe. Allora, sono totalmente senza proiettili per il fucile a pompa, il che è grave, quindi me ne prenderò un po'. Ma non andare in quel circus, vai in un altro, no? No, vabbè, tanto basta mettere il fumo. Ah, era qua vicino, ok, sembrava Era più qua, era qua. lontano. No, 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 era qui. Ok. Questa. Se ci sono. E non ci Non sono. ci sono, devi andare da Non ci qualche sono. Quindi parte. pazienza. Uccidi con il circus value. Allora, che altro? Adesso ci devo aspettare. Ciao Arby! Buonasera, Orbi. Buonasera. Buonasera. Ah, i ragazzi in chat che vengono dal mio canale, grazie per ieri comunque. Forse non l'ho detto abbastanza, però si smette mai. Anche a Lisa di essere passata ieri, essere stata Ah, con noi in chat fino alla figurati, fine. È stata una figurati. bella esperienza. Ringrazio tutti, veramente è stata una live molto interessante. E ho visto che è piaciuto anche parecchio, quindi è stata una bella cosa. Allora, Che qua. distanza c'è nel mondo con pochissime evidenze nuove, cose di una brutta. Allora, no, esistono perché c'era una correlazione, uno studio psicologico che diceva che praticamente se una persona tende a credere già a una fake news, quindi a un complotto, tenderà poi a trovare dei collegamenti del suo complotto con altri complotti e quindi a credere anche agli altri complotti. Quindi sì, esistono terrapiattisti, negazionisti, complottisti, Novax, rettiliani, New World Order e tutte queste minchiate qua. Sì, esistono. Cioè, la cosa che mi fa ridere è che poi no, ci sono quelli là che tipo, non lo so, cioè, ogni tanto un neurone, no, capi, parte e gli dice, sai però questa cosa mi sembra una cazzata. Hai sbagliato, Perché ho pigiato il tasto sbagliato. sì. Quando tipo, che ne so, un Novax che però non crede al terrapiattismo, no? Che esistono queste Che, cose quindi ti anche. chiedi, ma che No, ma la errore cosa. c'è stato nel. A parte. No, ma la cosa bella è che spesso e volentieri dicono, no, ma quelli dicono minchiate, non li stai ad ascoltare, stai ad ascoltare noi, che noi abbiamo capito veramente la realtà, hai capito? Cioè, si mandano pure a fanculo fra di loro. Se non Che mi spara? sono. Chi è? Dov'è? È la macchina, penso, sai. No, lo so. Forse a destra? No, dritto Ce l'auto. l'avevo dietro il culo. Perdonatemi. Vabbè. No, quando succedono queste cose qui ti chiedi, ma quindi l'errore dove sta? Cioè, cos'è che si è rotto nella catena effettivamente che ha portato a fare uno sbaglio? Perché non. Non reiterarlo poi quello. No, cioè a quel punto. Boh. Fatto 3, fai 3, 2, frate, cioè, dai. Cioè, non so. A No, ci sta, quel punto, però. se devi proprio essere cazzone, ma sì, cazzone, come si dice? Fino in fondo, non so. Mamma mia, sto minigioco con il pad follia.
In effetti, Vabbè, non è così difficile, no, dai, non è così rispetto ad altri. difficile, però se sbagli, come si dice? Se sbagli, porca. Hai sbagliato, è Ho fatto una finita, hai fatto pure l'allarme. stronzata. Una Sì. stronzata. Dov'è lo chatbot qui? Non lo so. Proprio da qui dovevano arrivare, tra l'altro. Lo vado a spegnere dove so che è. Comunque, raga, a proposito, se avete domande per quanto riguarda quello che ho detto prima sull'economia, vabbè, ovviamente vi dico, andate a, più che chiedere a me, andate a informarvi meglio, perché io più o meno quello che mi hanno insegnato a me a economia, per minimo, all'unico esame che ho fatto di economia, era quello, perciò li conoscevo già come autori, come filosofi, no, come economisti, perché sì, Sì, ma se ne parla anche a scuola di loro, di solito, almeno io mi ricordo che ho fatto sì. qualcosa, sono Ma io non ho fatto abbastanza. niente, ripeto, a scuola mi hanno boh, cioè, allo scientifico si fa un capo, cioè, già a stento facciamo, si fa matematica, non lo so parlare. No, allo scientifico a stento si fa matematica. Io facevo 3 ore a settimana Ah di no, quello che mi hai matematica. detto te, sì, però ne abbiamo parlato di questa cosa, io ti dicevo che invece da noi se ne fa abbastanza. Quello dovrebbe essere, secondo me, cioè, Acqua distillata. se io sto a un liceo scientifico, quello classico, soprattutto fare 3 ore di matematica e 3 ore di latino, mi sembra una cazzata, cioè fai 2 ore di latino e 4 di matematica, per dire. Oppure, che ne so, togli qualche altra cosa. Cioè, io capisco perché uno mette educazione artistica, no? Più o meno, anche se anche quello. Cioè, a livello culturale è utile, però come te la fanno fare spesso e volentieri. Cioè, io ho apprezzato molto di più la parte artistica, cioè, tutta la parte artistica dopo il liceo, quando sono andato io poi a vedermi le cose, perché per esempio, a me piace molto il puntilismo, l'impressionismo, Van Gogh. Me ne sono andato a studiare, a capire dopo, cioè per i fatti miei, perché comunque, anzi, mi pare che a scuola non manco ho fatto Van Gogh, cioè per farti capire, mamma mia. No, c'erano i pallettoni, eh. C'erano? Non li ho visti, Sì. scusa. E vai. Pallettoni per sé, Diventiamo poveri. Ma che a me piace sto fucile, quindi. quindi. Sì. Allora, e qui c'è anche un oggetto che mi piacerebbe in realtà Grammofono. possedere, il grammofono. Io sono patita di questi oggetti un po' retro. Vintage. Esatto. Vintage. Si può Usa usare il telefono. telefono. Ti chiami casa? E che ci fai? Niente, penso. Vai, prova. Niente, vedi? No, Fa solo il giro. si sente il rumore. Grazie, Sì. questa è mia. Telecinesi. Attenti, stanno i Non li ho calco. visti, sono stupida io. Non ti preoccupare. Sono Guarda che qua c'è. stupida io. Questo cosa ha fatto, poraccio? È morto male, non si sa perché. Ah. Comunque. La pestilenza! Basta. Ho detto l'altra volta, non capisco che cazzo stanno facendo gli autori di Bioshock adesso, perché Non boh, sembra un capisci? cavolo. Sì, sembra che non stanno facendo niente, in realtà. Perché dicono, sì, stiamo preparando un gioco, e poi sono 6 anni che non fanno niente. Ehi. Cioè, dopo Bioshock Infinite, che pure lì c'è una bella però, Bioshock Infinite, no? Senza fare troppi spoiler. Cioè, là si parla più di fisica quantistica, Sì, no? un po' di fisica di quantistica, mondi paralleli, Sì. eccetera, eccetera. Poi un'altra parte interessante, che anzi fa un Sì, capo. quella sarà divertente. Che fa sta cosa? Ok, me ne manca uno. Eccola. Guarda questo. Sorridi. Sorridi. Le foto poi ci dimentichiamo sempre di farle, ma Vabbè. questo ormai. Ormai è un argomento che è meglio non toccare, dai. Allora, Foto, dov'è what's la foto? tizia? Cosa Sta lì. È Volevo morta. farle una foto prima che morisse. No, non si vede. Troppo lontano. No. Vabbè. Vabbè. No. Va bene. Va bene così. Abbiamo la Eccolo nostra qua. acqua distillata e basta. Uccidi il Big Daddy. Ci manca da fare Big Daddy.
sì. Sono stati velocissimi. Però vedi che forse qua c'era un coso del popolo, là, come si chiama, no? Sì, là, là, come si chiama? Power to the people. Power to the people. No, quella era People have the power, non Power to the people. Sì, però, poi c'è... siamo là, più o meno. E poi c'è Mr. B che gira. E Mr. arrivo, Mr. B. Da non confondersi con Mr. Bean. Ma perché? Là. Perché? Cosa dove, perché? Dove... Perché mi sbaglio e prendo sulle sigarette. Non le voglio fumare. I Griffini. Fumate. Non è vero, ci dissociamo dalle campagne. Quindi... Se no li metti i pallettoni, è un po' difficile. Oh no! Oh no! Oh no, sta uscendo del vino! Che... del... Qualcuno prende un calice! Madonna mia. Immagino in questo momento tanti veneti che hanno avuto tipo un infarto. Oddio! Mamma mia. Vabbè, la prendiamo. Perché tanto qui non per... siamo affatto razzisti contro nessuna nessuna regione. Dai, sono napoletano, quindi sono il primo. Assolutamente. Chi è che sta ostando? Forse Ruben? Non mi è arrivata la notifica, per cui non leggo. Non è mai arrivato niente. Ubriaco simulato, sì, si può fare. C'è comunque, chiunque stia ostando. Chiunque sta ostando, grazie. E volevo Thanks vedere. Scusa, sono. Ma vabbè, figurati, Ruben. Allora, quella telecamera mi può essere utile per il per Mr. B. Vediamo di. Mamma mia, oh, di velocità incredibile. Cioè, non l'ho neanche visto. Cosa? Cioè, la telecamera appena sei uscito. Cioè, cazzo, subito quadrato. Ninja quadrato proprio. Allora, ha ragione Naruto comunque, questa cosa con il mouse si faceva in 2 secondi. E lo posso dire perché io la prima volta che lo giocai lo feci con la tastiera. Quindi. Allora, guarda come hackera in fretta, ma qui ormai c'è... Cioè, questa... Chi è che sta parlando qua che vaneggia? Oddio, mi ha tirato una... il vino. No, cioè... Scusi, ma sta sprecando del vino. Cosa fa? Guarda, la parte spara tutto. Sì, è sicuramente più. Se non spara tutto in generale, è molto più facile. Però. Ho danneggiato dell'altro vino. Mannaggia. Aiuto. Da qualche parte qualcuno ci sta maledicendo. Dove diavolo è quel disgraziato? Sopra? No, forse aspetta, io volevo cercare la Power to the People, però prima di andare via. Però mi ricordo se stava qua da qualche altra parte, però mi pare che ce ne sembra una segreta, no? Da quando la sblocchi la prima ce ne sembra una dove segreta. Sta? Però, questa è la... La folle, la... che ride da sola. Sì, vabbè, ma qua... Trovarne uno. Allora, questa è scarica statica 2, sì. Mi pare che c'era un audio che ti diceva che dietro uno di questi barili c'era una porta segreta, una cosa di questa. Non ci guardiamo. Però don't remember. Do sopra you remember? Mi sa che ho lasciato un audio. Ecco qua, aspetta. Vabbè, c'è un... Do you remember? September. E fuma. No, basta. Non hai preso il plasmide. Andiamo a smetterla. Ok, i dettagli. Questo è quello che amenda. L'uno, noi c'avevamo il 2 già. Noi c'abbiamo già il 2. Che è successo? Chewbacca ha avuto qualche problema, secondo me. lo gioco col pad, Naruto, perché vado meglio io col pad. Dov'è finita? Come quando vedi una mochetta a terra... Chewbacca non te la sta passando molto bene. Allora, qua c'è un cavo, quindi attention. Dove bella, sei? Stiamo glissando. Dove sei? Eccola. Stiamo completamente glissando sulle mie battute di merda. Allora, come facciamo qua? Lo attacchiamo e buonanotte? No, fai prima la foto. Due foto, una alla prima foto. One hour foto, sì. Ah, che carini, che si danno la mano. Vai, aumento del danno, perfect. Sta buona. Buona lei. Signorina Sorellina. Adesso spara. Voglio che non mi guardi, però. Non smetti di guardarmi.
Mi fanno ridere. Cioè, oh, ma viene a spaventarmi. Mi fanno ridere certe volte alcune notizie. Ma stavo scorrendo. Che notizie un stai guardando? No, no, tipo università impennata di psicologia dopo il coronavirus. Chissà come mai. Io non me lo sarei mai aspettato, impennata in psicologia dopo il coronavirus. Wow. E chi l'ha aspettato? Tu l'hai aspettato? No. No, all'ultimo. Ma dà fastidio quando succede così. Mi manca un colpo. Adesso chissà dove sono. Dove sono? Sarà giù che starà prendendo mazzate da dalle torrette. Chi è morto? È morto, dici? Vai di scendere giù ancora. No, no, così ma torno su. Io sto livello mi... Ah, ok, di qua. Ma sai che mi sa che l'ha fatto... l'hanno attivato i ricombinanti, non è stato lui, credo. Dove è andato lui? Ah, qua c'è Power to the People. Dove è finita? Fabbrica quell'affare per cortesia. L'aria si fa sempre più rarefatta qui sotto. Oh. Ma non c'è la sorellina. Dov'è? No, l'aveva appena messa via. Sì. Vabbè, va a prendere il Power to the People. Ma siamo sicuri che non altro. Era? No, era quello, avevo già stato pensando a prendere la sorellina. Vabbè. Ah, la voce di Ted Mosby? Il ricombinante, non ci ho fatto caso. Là, ecco. Nell'acqua là ci sta il Power to the People. Vai a prendere quello, no? Fate voi che io vado a prendere la, la cosa. No, dov'era? Dove stavate? Ho visto bene. No, no, ma l'ho vista anch'io, però no. Dove è andata? Dove era? Andate dove devo andare? Dove? No, non di qua, non di qua, non di qua, non di qua, non di qua. Sempre qui giù. Vedi... C'era dell'acqua. Sì, era in un angolo, però era illuminato. Forse qua? Attento al cavo. Aia. Too late. È qua, qua. Allora, facciamo sempre la modifica al fucile, così ce l'ho... finite. Sono finite? E allora che modifichiamo? L'aumento del danno alla mitragliatrice o la pistola? Che tanto le uso... E vedi la, qual è quella che usi di più tra le due? La pistola è quella che uso di più di solito. Facciamo il danno. Voilà! Guarda com'è bellina. Allora, che bellina. Qua stai... Allora... Qua stai spixelando, io andiamo a vedere... Sto spixelando? Sì, da me però. Ok, no, no, solo da me, ok, ok, però stai andando bene. Di solito, quando spixelli, poi mi... No, no, ma sta andando. No, sta andando, ok. Sì, sì, tengo io la situazione su Tokyo. Allora, e niente, andiamo... Lo possiamo fabbricare sia qui, sia nell'ufficio della tizia, il vettore. Però dobbiamo fare la sorellina prima, però mi sa che è di sopra. È andato di sopra il Big Daddy. Sì, aspetta che prendo la sorellina. Forse però... qui... Al piano di sopra. La, sento la sorellina. No, no, infatti l'ho sentita, però volevo vedere se al piano di sopra è qui. Sento sopra. Secondo te sono così prevedibile? Dov'è la? È la storia. Sì, mi sa che sta venendo giù. Dov'è che si sale qua? Di qua? Sì. Perfetto, prima mi compro. Madonna, mi state facendo rimanere senza... Senza munitions. Allora, sono proprio qui, perfetto, davanti alla cosa. Grandioso. La sorellina dov'è però? La sorellina già hai fatto la foto, quindi non vale. No, è la, non è la stessa. Sì, è la stessa, quando ce n'è solo una qua. No, è bionda. L'uomo cattivo. Ce n'è solo uno, boh. Siamo pronti?
Partenza, via. Puttana Eva. La fa morire quando fa così. Ah! Hanno fatto cadere il grammofono! Ma vergognatevi. Vergognatevi. Madonna mia. Portiamola a casa. Ti porto a casa. Vai. Grazie. Grazie per avermi aiutata. Grazie. Siamo ricchi di nuovo. Qui c'era un audio che volevo sentire. Che parla delle sorelline, se non sbaglio. Le bambine devono essere funzionali e produrre Adam efficacemente. Avevo sperato che potessimo metterle in stato vegetativo in modo che fossero più malleabili. Mi sento a disagio quando mi circondano. Anche con quei cosi impiantati nella pancia. E vai. La cosa preferita da tutta la chat. Cosa? Ah, in questo momento ti vedo una bellezza anche su... Cioè, ha fatto un piccolo calo su... Su Discord. Poi mo ti si vede meglio di mai... Non t'ho mai vista così bene. Così a caso. Buono. Buono. Sì, sì, no. Comunque... la sperimentazione sta andando bene. Per chi... come per esempio... Benz, che è venuto a salutarci stasera, e non sa magari niente di BioShock, il contesto è di questa città, diciamo utopistica, che è stata costruita sul fondo del mare e con l'intento di, come si può dire, Schaefer, di creare una città nella quale... Una società nella quale l'uomo potesse essere realmente libero. Diciamo, come esatto. Ho detto nelle scorse live, è soprattutto un Atlantide, se vogliamo, dell'anarcocapitalismo. Esatto. Ok? Dove la... Una pseudo-Atlantide, sì, bravissimo Benz. Sì. Una pseudo-Atlantide dove l'uomo è libero di poter fare ciò che vuole, soprattutto politicamente, perché il fondatore di questa città, Andrew Ryan, è un uomo scappato dalla Russia comunista, che quindi si è spinto inizialmente in America per andare incontro al sogno del... il sogno americano, poi vedendo alcune storture che a lui non piacevano del sogno americano ha voluto crearsi una propria città con tutto quello che si era creato anche a livello economico, e qui crea Rapture, dove appunto prima cosa la scritta iniziale caratteristica è no gods or kings, only human, cioè né dei né sovrani, non mi ricordo se only men o only human. Ah, only men, no, non è vero, only men, anche se diciamo human per essere più volevo fare una battuta, non mi è riuscita. Però Only Human era, per dire, più inclusiva la cosa. Appunto, cosa mi sono il Benzin era, invece Only Human era più inclusiva come cosa. Perché sessismo? Perché Only Men, capito? Men, are you assuming the gender of the... Hai eccetera, ragione, eccetera. Hai ragione, però. Tutte le battutacce da... E poi cosa succede? Che chiaramente questa idea molto... Va abbastanza in vacca. E che succede in tutto questo? Che viene scoperta questa sostanza, l'Adam, che è quella di cui parlavo prima, all'interno di una lumaca di mare. E si scopre che l'Adam... Denti. Non ho capito. Una lumaca di mare coi denti. Sì, sì, coi denti e le labbra, tra l'altro, ma vabbè, lasciamo perdere, questa è un'altra delle scorrettezze biologiche di questo gioco. E questa sostanza si scopre che è in grado di modificare le caratteristiche genetiche delle persone se, come si dice, opportunamente raffinata, e quindi comincia un business che ruota attorno a questa sostanza e a tutta la sua...
la sua produzione in diverse forme, che sono per esempio i plasmidi che abbiamo visto adesso, oppure dei tonici che rendono più forti, più resistenti, e chi ne ha più ne metta. E questo chiaramente poi ha i suoi risvolti negativi, perché come abbiamo ascoltato nell'audio di prima, quest'Adam dà dipendenze e poi causa fondamentalmente una degenerazione delle persone che ne fanno uso, e quindi questo poi porta sostanzialmente a una caduta in rovina di questa città per questi e altri motivi che poi vedremo andando avanti nella storia. Allora, io intanto mi dirigo, però mi sono dimenticata di comprare la roba dal coso. Ma tanto lo Sì, posso comprare anche tornando dall'Arcadia. pronto. Torno Tanto indietro. posto meme. Sì, posta. Guarda che non posso. Magari Ruben, magari bevessi. Allora, voi avete visto, avete presente la cosa, la siringa di Yves, quella che si pianta nel braccio il tizio? Quella la vendono in una replica, fatta dalla NECA, tra l'altro, che è una delle aziende che producono le figure fatte in maniera più realistica possibile dei film, delle serie TV, eccetera, eccetera. Ce n'è una della NECA di Bioshock 2, però quella di Bioshock, la prima, è introvabile, che costa, spese di spedizione più l'oggetto in sé, che è grande, tipo così, sul centinaio di euro. È chiaro che non li posso sprecare in questo momento, non posso buttare i soldi così, però la prenderei veramente perché mi piace troppo. O me la faccio da sola, che ho trovato il tutorial per farne una. Altrimenti, boh, non lo so, una di queste volte mi farò un regalo folle. Allora, noi intanto torniamo all'Arcadia, siamo stati veloci comunque alla Se fine. volete far sì che la nostra cara Lisa possa sperperare questi soldi in Eve, donate, abbonatevi, eccetera, eccetera, eccetera. You know the drill, Le dico io. piccole pubblicità nel mentre. Allora, Io torniamo sono bravo in all'Arcadia. queste cose, che ho la faccia da culo, quindi. Allora, le mie cuffie sono, cioè io non mi ricordo mai, sono le Logitech G432? Sì, sono Sì, quelle perché le ho fatte Logitech prendere anche a Sio. G432 sono molto molto buone, e se ci sono adesso in offerta per il Black Friday ti consiglio di prenderle perché sono veramente qualcosa di buonissimo, sia dal punto di vista dell'audio sia della comodità. Un giorno Allora. dovrò farmi un referral così posso mettere tutta la roba su quel referral e co comprate così mi date qualche soldo. Durante Black Friday poi soprattutto. Ma io Stamani no. l'avevo disattivato l'allarme qui. L'ha fatto partire Ryan. Penso di sì. Sta parlando. Lasciatemi stare. Ma. Stavo vedendo un attimo le cuffie per il nostro Io come com'era l'altro. corro, non c'ho voglia, onestamente. Sparate al Big Daddy così poi lui se la prende con voi. Questo è chiuso. Allora, al momento stanno a prezzo standard di 50 euro, Beh, guarda che quindi. il prezzo originale è di Era, mo è scesa. 60-70, Era quindi 85 prima, mo sono 85. scese. 85, Io sì. Mo non mi sono ricordo a che prezzo scese. l'ho Sì, preso. le ho fatte prendere a Sue e stavano 85 quando le stavano in offerta a 50, comunque. Però le stavano scontate fino a 50. Stavano 80 scontate a 50. Le 432 sono. Sì, 432. È questo quello che diceva la frase che mi faceva ridere tantissimo. Senza dubbio. Almeno di me sicuramente. Povera, dai. Sì, Ma non so se hai sentito cosa ha detto. sono più grosso di te, tipo. No, ha detto ce l'ho più grosso di te. Di me, Ah, vedi. indubbiamente, questa credo che sia una Ma stavo parlando certezza. della tua chiave inglese, Lisa. Che Ah, cosa hai della chiave capito? inglese. Esatto, è lui. Si Lisa Birichina. sposti, Big Daddy. L'ho messo in chat per Ruben le cuffie che hai. Però qualche volta non mettere un refer alla ste cose, così. Allora, cos'è che volevo dire?
No, riguarda le sorelline, volevo dire una cosa, poi mi... vabbè. Stone. A parte che hanno un verme in pancia che cerca di... Sì, ecco. Che vuoi che sia successo? È morta, coraggio. No, tra l'altro non è manco lei. È un altro. Il dominante Udiniti. Il cadavere ormai sono magnato, mi sa. Allora, se no. Non sono cannibali, almeno. Chiaramente la produzione di questa come si può dire, l'Adam prodotto da queste lumache non bastava per una produzione di massa di questa sostanza, per farne un business. Chiaramente nella storia del gioco hanno dovuto inventarsi qualcosa per far sì che ne venisse prodotto di più. E la scienziata che ha scoperto questa sostanza nel gioco arriva alla conclusione che solamente accoppiando queste lumache con un ospite si poteva aumentare questa produzione. Facendo degli esperimenti, l'unico ospite a quanto pare efficiente che sopravvive alla simbiosi con questa lumaca sono queste bambine, che vengono denominate sorelline e che nel gioco vengono accompagnate da queste creature che si chiamano Big Daddy, quelli con la tuta da palombaro, che hanno lo scopo di proteggerle perché sono fondamentalmente loro sia un modo per produrre l'Adam sia un modo per riciclarlo, ma questo lo vedremo poi più avanti, ne parleremo più avanti. Perché noi spieghiamo, sì, però non facciamo spoiler a chi magari non l'ha giocato. Allora, vettore Lazarus, via. Buona. E poi mi faccio dei proiettili esplosivi, dai. Allora. Dal suono di quell'inventa intuisco che sei l'orgoglioso padre di un nuovissimo vettore Lazarus. Ora versa il vettore in un appare chiamato controllo centrale. Siamo padri del vettore Lazarus. Siamo... Devo essere padri peggiori, invece sono... Ma perché? Cosa? Ci sta... C'è praticamente un'immagine di... su Amazon, dove vedete è vera, di sta PlayStation 5 venduta a tipo 1500 euro. No, è falso, è falso. Comunque da venditore Marturaro arte pasticcera. E c'è una macchina qua per comprare kit medici? No, ma allora guarda, ci stanno facendo un po' la cresta sulle prese, il fatto che ci sono poche PlayStation 5. Un sacco di persone ne hanno prese anche 3 per fare poi la cresta dopo. Quelle sono delle teste di cazzo, basta, se mi permettete, se mi passate il termine. Troppo esistono. Ma questa qua però 1500 euro da Marturaro, arte pasticcera, è bellissima però. Ma che devo fare io? Allora, mi ha spedito una cosa con il tubo pneumatico. Un paio di cose più proiettili, diciamo. Ah, ma entrano lo stesso. Sì. Entrano loro... dalle fottute pareti. Loro passano lo stesso. Ti ricordi? No, in Star Wars. A proposito di Star Wars, sempre perché trovo notizie del cazzo su internet. Ma c'è scusa stata un anche una. No, pensavo. Star Wars... No, no, vai. Un sacco di polemiche sono Star Wars. C'è anche Mandalorian, un sacco di polemiche del cavolo. No, allora, quella delle... Vabbè, non facciamo spoiler, però quella relativa alle... No, io dico quella della nuova stagione. Allora, c'è questa qua della Carano, che perché era Novax, perché è Nomask. E poi c'è un'altra polemica su delle tette, in pratica. Perché questa è volata per aria? Boh, non lo so. È magia. Mai.
Ma 3 PS5 non sono tipo 1500 euro. Sì, sono 1500. Sì, però ci fanno la crista, capito? Che è fatto. Cioè, loro sapendo che ci sono scorte limitate, ne hanno prese 3 in modo tale che poi ci vorrà comunque un mese prima che ci siano le nuove scorte. Quindi loro nel frattempo, dato che sono gli imbecilli che vogliono forza la PlayStation 5 adesso, si fanno la crista su questi imbecilli. E su una, comprano una PlayStation 5 e ne hanno dietro 2-3 praticamente. Quindi un guadagno del 200%. E non del 50%. Come si diceva un articolo l'altra volta. Oh. Che... comunque stavo dicendo, no, c'è stata una polemica perché c'erano delle armature, posso essere generico, che avevano le boobs armor, no? Che avevano la tuta. Ah, oh mio Dio, oh cielo. E c'è stata sta polemica perché, allora, i puristi delle armature hanno detto, però non è storicamente accurata perché per un fatto proprio di armature. Oddio no! Hai fatto incazzare Big Dad. Ho beccato il Big Dad. Perché ovviamente, no, ma all'epoca quando le donne andavano a combattere in armatura si fasciavano, quindi le tette nelle armature non c'erano. Fagli una foto intanto. È morto. È morto, vabbè, un panino. La foto la possiamo. Hai capito, Cypher? Non valiamo nulla, siamo degli zeri. 000. Secondo il ricombinante lì che è arrivato. Un difetto di tutto, no, l'avrà venduta, poi scomparirà alle Hawaii di questo tipo. Cioè. Comunque dicevo, è questa cosa qua. E poi dall'altra parte c'erano altre donne che dicevano, ma è sessista che queste armature per far riconoscere che sono donne c'hanno le tette e fanservice, così così colà. Ok, giustamente hanno detto un paio di loro, da persone intelligenti, quindi preferite che le donne durante le riprese abbiano tipo le fasciature sul seno? No, non lo so, queste secondo me sono tutte polemiche sterili fatte da persone che non hanno un cacchio da fare nella loro esistenza. Sì, no. Allora, internet, soprattutto Twitter, ragazzi, non andate su Twitter, fatevi un piacere. Twitter è tipo la fogna a cielo aperto dell'internet. Ma mi viene un dubbio, io mi devo muovere. Non so cosa mi ha ucciso, è quello che mi pare che devi sopravvivere qua soltanto. E basta. Una rottura di scatole, insomma. Sì, è perché non c'era la boss fight qua. Difetto principale della di game design di Bioshock, secondo me, sono le boss fight. Cioè, in alcune parti non ci sono, tipo qua, e quindi mettono le orde di nemici alla Gears. Oppure fanno cacare come boss finale. Anche Steyman comunque faceva schifo un po' come boss. No, beh, Steyman è... Per farti capire la mentalità delle persone che sono in questa città, più o meno. Io però come boss fight dico, non è... No, sì, non è niente di... Niente di fare un'altra ondata. Trascendentale. Ed è la migliore boss fight del gioco. Sì. Steyman. Ma... sono malata, se mi state... sparando, per forza sono malata. Perché è malato, sei ferita? Sei ferita, sì, lo sei battine le mani. Buona, eh. Ma questi stanno prendendo la scarica per colpa mia, sì? Sì, perché c'è scarica due. Buona, eh. Adesso mi metto in una situazione un po' più safe. Big Daddy, ma ti vuoi levare dalle scatole? Ah, in teoria qua se avevi quello là per il Big Daddy. Ah, però... aspetta. Però non lo posso cambiare. No, non lo puoi cambiare così. Dov'è? Twitter è peggio di Facebook, guarda. Perché le persone si sentono ancora più legittimate a dire cagate. Perché là essendo tutte discussioni alla fine, là dicono che se stai discutendo su Twitter devi essere per forza una persona seria. E quindi se dici questa cosa a cui non sono d'accordo, non sto dicendo che non è vera, allora non va bene e quindi devi stare zitto, devi bla bla bla. Cioè questa è la mentalità tipica di Twitter, non sei d'accordo con me, shitstorm. Ti manda addosso il mio branco che ti farà stare zitto con le cattive.
Questa è Esatto, meno male questa è Twitter. una cosa che non mi piace molto di Twitter. Cioè, io la reputo una cosa bella perché, per esempio, poi paradossalmente puoi parlare con persone con le quali tu altrimenti non entreresti mai in contatto, tipo degli attori, dei cantanti, che ne so. No, per esempio, io una delle cose che ho fatto quando mi sono fatta Twitter è scrivere alla Rowling, lascia stare che non mi abbia mai risposto, chiaramente. Lei risponde. Cara Prorig. Esatto, però lasciamo perdere le ultime sue dichiarazioni, non voglio neanche tirarle fuori. Però questa cosa mi è sempre piaciuta molto e ultimamente sta prendendo una china che non mi piace per niente, perché Twitter è diventata praticamente come si dice, Pugna. il centro gravitazionale di tutte le persone che si sentono in vena di dire una stronzata e di pubblicarla così renderla, come si può dire, oro che cola, ecco. Ricordati, esiste la libertà di espressione, ma esiste anche la libertà di silenzio, Sì, esatto. La gente eh. E questa è una cosa. bisognerebbe che imparasse a stare un po' zitta. Comunque, io vi volevo far notare una cosa, che il vettore Lazarus ha praticamente annullato tutti quelli che erano stati gli effetti del veleno, che come vi avevo già detto non ho idea di quale possa essere dal punto di vista scientifico una cosa che sparata nell'aria possa provocare un cambiamento delle piante come c'è stato all'Arcadia, e a meno che non si tratti di un pesticida, però avrebbe dovuto farle proprio morire. Noi le abbiamo in un certo senso resuscitate, però insomma è una cosa molto fantasiosa, chiaramente. Nelle informazioni ufficiali del gioco c'è scritto che anche il Farmer's Market è in questa condizione di, come si può dire, degrado come l'Arcadia. Cioè, tu ci arrivi dopo, successivamente come si può dire, al fatto che Ryan diffonde il veleno nell'aria. Quindi lo troviamo in una situazione più o meno simile a quella dell'Arcadia, con tutte le piante smorte, quelle che ci sono, chiaramente. E c'è scritto che se uno torna nel Farmer's Market dopo aver rilasciato il vettore Lazarus, c'è tutto fiorito, tutto bello. Non so come Ah, dire. ok. Però è opzionale andare lì Sì, è perché non ci opzionale, vorrebbe chiaramente, però ve lo volevo dire a titolo così, titolo di gratuito. curiosità, a titolo gratuito, curiosità. Allora, sì, e a proposito della Rowling, e poi non ne parlerò più, io non riesco a spiegarmi cosa sia successo effettivamente nella mente di quella donna. Vabbè, ma non diciamo altro che è meglio. Successo, ti spiego. Allora, da quello che per ora ho imparato e sto ancora imparando su alcune dinamiche, fai una foto al Big Daddy. Ah, giusto. In Dicis. pratica, quando parliamo di femminismo, di solito viene suddiviso in varie ondate, ok? C'è la prima ondata che è quella sessantottina, chiamato anche comunismo, femminismo sociale. Femminismo socialista, no? Quindi sinistra, equalità dei diritti sul lavoro, di voto, eccetera, 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 eccetera. Poi c'è stata una seconda ondata che non viene spesso studiata in storia, che però si è parecchio diffusa durante gli anni 70, fine 70, inizio 80, che quella lì è un po' più borghese, ok? Più vicina agli ambienti della destra, ok? Che è quella là del femminismo, diciamo, più separatista, più radicale, viene anche chiamato. E all'interno di questa seconda ondata, che ancora oggi è molto attiva, c'era questa visione contro qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'uomo, quindi addirittura odio. Cioè, è da lì che vengono queste posizioni. La Rowling è figlia del suo tempo, alla fine, di questa seconda ondata del femminismo, che si distacca dalla terza e dalla quarta attuale, che è quella là più inclusivista. Però queste sono cose che ancora devo, ripeto, vi sto Sì, dando sì, sì, sì. proprio i cardini. Poi qualcuno forse più informato di me potrà essere anche più conclusivo. Però essendo una figlia della sua epoca, perché comunque è una signora di più di 50 anni, quindi ha vissuto in quell'ambiente lì.
all'epoca appunto c'erano delle posizioni molto estreme sia contro le persone trans sia contro le sex worker, ok? Infatti, spesso e volentieri si dà il nome a queste persone come nel gergo dell'internet come TERF e SWERF. TERF sarebbe Trans Excludent Radical Feminist e poi SWERF che è la stessa cosa, tanto che Sex Worker Excludent Radical Feminist. Sì, TERF Radical Feminist, ok. Trans Excluded Radical Feminist, che quindi sono queste persone che addirittura volevano separarsi completamente dall'uomo, capito? Cioè l'uomo veniva vista come proprio l'origine Del di male. tutti i mali del mondo, sì. Sì. Infatti una delle cose che uno degli slogan è che non abbiamo bisogno di uomini, possiamo fare tutto da solo. Quindi una persona trans veniva vista o come traditrice se faceva un passaggio F2M, cioè da donna, da femmina a maschio. Sia se fa e poi veniva visto comunque come un uomo se era un M2F, cioè da maschio a femmina. Sì. Quindi questa era quindi è una donna della sua epoca, non mi aspetterei niente di diverso da lei. Cioè, molto aperta per i diritti dei gay, eccetera, eccetera, eccetera. Perché comunque tra i gay ci sono anche le lesbiche, perché comunque per molte delle posizioni di questa seconda ondata sono ancora non così tanto presenti, però in minoritaria parte presenti all'interno della community lesbica. Infatti, qualche anno fa ci fu l'espulsione di Arcilesbica dal movimento LGBT italiano, appunto perché erano trans escludenti. Questa era giusto una piccola curiosità. Quindi, alla fine a me non mi sorprende niente. No, Troppo varietà. Ripeto. scusa se ti interrompo, a me No. sorprende un po' perché l'idea che aveva dato lei con la sua, con l'opera che ha fatto, cioè Harry Potter è un'opera che se vogliamo si può interpretare sotto diversi punti di vista. E l'idea che aveva dato lei era di questa, cioè l'idea che fa passare è quella di altruismo, comprensione dell'altro, insomma tutte queste cose qui che stonano un po' con alcune cose che ha magari detto, ecco. Sì, Poi. vabbè, negli anni per esempio il fatto che Albo Silente è gay, tutte queste cose che nel libro non sono manco Sì, riportate. nel libro non è riportato lei. Sì, fa un po' pensare della serie. Vogliamo continuare ad allungare il brodo, come Ah, si suol quello dire. secondo me, io quello purtroppo è quello che all'interno della comunità viene chiamato bait. Ok, cioè un bait, come si traduce in italiano bait? Ecco, come si No, dice? trappola, È esca, fare l'esca, l'esca. esca, un'esca, un'esca, un'esca. Ci sono vari bait, c'è il gay bait, questo qua per esempio di solito è chiamato anche gay bait. Che appure abbiamo il blackbait, abbiamo vari tipi di esche che vengono fatte, vengono create appositamente per adescare appunto parte della comunità, dato che all'interno del suo fandom era molto forte questo ambiente qui, ha fatto dei bait per tenersi ancora più vicino la sua fanbase e far sì che la supportassero anche dopo. Infatti, dopo sono usciti, che ne so, inizialmente avevamo Animali Fantastici. Vari piccoli libri, antologie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi. Sì, no, più che altro oltre a questo, cioè vabbè, la storia di Silente ci può stare anche che lei avesse, come si può dire, avesse nella sua testa l'idea dell'orientamento di questo personaggio e non l'abbia esplicitato nei libri, però io parlo magari di cose che sono venute dopo, per esempio la storia di Ermione che. Vabbè, cioè io non ho assolutamente nulla contro il fatto che lei abbia voluto che nell'opera teatrale dell'ultimo libro che si chiama, non me lo ricordo mai come si chiama, The Cursed Child. esatto, sia stata rappresentata un'attrice di afroamericana. Non ho assolutamente problemi con questa cosa, però quando le è stata chiesta la motivazione, lei dice: "Ma io non ho mica mai detto che Hermione non fosse". Ma non è vero! Non è vero! Certo. È una Sì. stronzata! Perché Vabbè, quello è un.
Cioè, l'altro beta. Vai a leggere, vai a leggere la descrizione. O l'adattamento italiano fa schifo e allora, cioè, questo non ci possiamo bene fare niente, ma se vai a leggere il primo libro, c'è la descrizione di Hermione. Nessuno dice che è di colore. Anche nella versione inglese veniva detto che aveva la pelle bianca, pallida. Vabbè, cioè, io non mi ricordo, la descrive dal primo... appunto, quella è una boiata, quella è una boiata. Vabbè. Comunque, detto questo, noi ci stiamo per approcciare a un livello, un'area del gioco che è un pochino particolare, e forse questo discorso sugli omosessuali casca anche a fagiolo, un pochino. Dio, fai tradizionali metodi di separazione di un uomo dalla sua anima. Non sei della CIA, appartieni ad Atlas. L'unico scarafaggio che non riesco ad eliminare. Ma non preoccuparti, presto troverò il veleno giusto. Ecco, allora qui credo che dica una cosa che può interessare... Sì, la grande catena. Non credo in nessun dio, in nessun uomo invisibile nei cieli. Ma c'è qualcosa più potente di ognuno di noi. Una combinazione dei nostri sforzi. Una grande catena dell'industria che ci unisce. Ma è solo quando lottiamo per i nostri interessi che la catena trascina la società nella direzione giusta. La catena è troppo potente e misteriosa perché la guidi un governo. Chiunque vi dica il contrario, vi tiene una mano in tasca o una pistola puntata sul collo. Questo è uno dei discorsi riguardo la famosa grande catena che ci fa Ryan, che credo avessimo già fatto il discorso della grande catena. Sì, la grande catena, la scorsa live proprio, che è questo culto filosofico, chiamiamolo così, dai. Però non è proprio una religione, più un fatto più... un po' come il buddismo, diciamo così. Allora, andiamo a Fort Frolic, che vi avevo accennato nell'ultima live, è praticamente sostanzialmente un quartiere di svago per gli abitanti di Rapture, alternativa alla pacifica, più pacifica Arcadia, diciamo, perché come vedrete nel momento in cui ci arriviamo, chi l'ha già giocato se lo ricorda, chi non l'ha giocato lo vedrà in questo momento, è un ambiente un pochino particolare. Un po' come il Soho a New York. Sì, un pochino. Diciamo che è un quartiere per artisti e pieno di artisti e pieno di tutte le cose che possono essere artistiche, diciamo, pittori, compositori, eccetera eccetera. Sei quasi. La sfera per Ryan è poco più avanti. Ryan ha passato le chiavi di Fort Frolic a un tizio di nome Sander Cohen. Cohen è un artista, dicono alcuni. È uno psicotico, dico io. Ne ho visti di tagliatori, mostri, casi difficili in vita mia. Ma Cohen è un vero malato di mente, un pericoloso psicopatico. Perché si è rimessa la musica o è una mia impressione? Io potrei tolta? No, forse era... No, secondo me è la musica del gioco, questa è della intro del gioco, quindi non ci preoccupiamo. Vediamo. No, volume musica a zero, quindi scusate. Vabbè, dai. Mi dispiace che chi non l'ha mai sentito si perde fondamentalmente dei... Ma questa è il jukebox, sparalo. Non lo posso... Allontanati. Basta che mi allontani. Sì, sì. Okay. Vi perdete purtroppo delle musiche molto molto belle. Questo è un peccato. Però purtroppo Twitch su questa è implacabile. Da 2-3 settimane a questa parte. Ecco, tra l'altro, una cosa che non si capisce tanto è perché Fort Frolic viene menzionato come un quartiere a luci rosse in alcune descrizioni del gioco, credo più in Bioshock 2, e in realtà non è un quartiere a luci rosse. Vabbè. Diciamo che i quartieri artistici, anche a Parigi,
e sono sempre stati quartieri a luci rosse inizialmente, dove le persone forse erano un per po' questo. Più libere per forse questo, per questo sì. Se pensi a Parigi, i quartieri quelli un po' più rinomati dove sta il Moulin Rouge per esempio, lì era il quartiere anche della, non solo il quartiere a luci rosse ma anche degli artisti comunque. Ecco, questo livello non mi è mai piaciuto per la forte predominanza del viola che c'è dappertutto. Così va meglio. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da, 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 da. Una volta si riusciva a sentire qualcosa di decente alla radio. L'artista ha il dovere di sedurre l'orecchio e deliziare lo spirito. Quindi, di addio a quei due fanfaroni e salve a una serata con Sander Cohen. Ecco, il, come si può dire, il personaggio fondamentale di questo, di questo, quest'area. Di quest'area è Sander Cohen, che è, sono mesi che ha fatto comparire dei fili, vabbè. Vediamo se sei solo un altro ritardatario o magari qualcosa di più delizioso. Ci sono un sacco di spider là, eh. Ah, infatti volevo farlo. Fotografo. Foto. Comunque, raga, questo è il quartiere ovviamente a luci rosse barra artistico di Bioshock, come ti aveva detto Lisa. Però la cosa che a noi interessa è approfondire un attimo il personaggio di Sander Cohen, che è il capo. Dove hai studiato? Ok. Tanto che ammazziamo gente. No, io volevo allora, più che altro capire cosa... da dove stanno arrivando. Allora, parliamo un po' di Sander Cohen. Più che altro Sander Cohen è... ha una doppia, come posso dire... origine, ok? Nel senso che il personaggio è ispirato a due grandi artisti del Novecento, che sono uno, ovviamente Dalì, un po' il volto che rassomiglia, manca un po' tipo il baffetto alla Dalì. Sì, ma forse però ha pochi baffi rispetto a lui, però. Insomma. Però c'è cioè, il baffetto un po' più all'americana, un po' più sottile, artistico, anche in quegli anni 50, sopra 40-50 c'era. E quindi era un artista che noi sappiamo molto particolare, molto eccentrico, no? E la sua eccentricità appunto deriva da Dalì più che altro. E poi abbiamo George Michael Cohen, che è un altro grande artista del Novecento, soprattutto in America, conosciutissimo a Broadway. Infatti era definito, come prima mi ha detto Lisa, il re di Broadway addirittura. Ed è questo artista poliedrico, cioè pittore, scultore, soprattutto cantante, ballerino, infatti era il re di Broadway, no? Non a caso. E quindi, appunto, tanto che Bioshock è molto ispirato a un'estetica anni 20-30, dove Cohen era abbastanza prolifico, è proprio in tema, no? Ups! L'art déco, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato anche già nelle scorse là. Che hai fatto? Ho sbagliato. Ah, ok, no, stavo un attimo leggendo cose. Un attimo prendendo, vedendo gli appunti. Quindi questa è l'ispirazione dietro a Cohen. Ovviamente qui vedremo altre digressioni sull'arte, no? Come abbiamo visto già nella prima, ok, se vogliamo, nella prima area di gioco, il padiglione medico. Lì c'era una scienza che voleva diventare arte. E lì ci ho visto anche un po' di critica ai videogiochi, al discorso videogiochi come arte, eccetera, eccetera, eccetera. Che se volete qualche sera possiamo pure approfondire. Poi abbiamo visto un po' la digressione sulla creazione, perché alla fine l'Arcadia non è che altro che un nuovo Eden. Quindi un nuovo paradiso terrestre, volendo, che viene ovviamente deturpato dal peccato originale che siamo noi sotto certi aspetti, se ci pensi bene, Lisa. Sì, sì, no, stavo leggendo il commento di Ruben, non ho mica capito il commento. Fammi leggere. Sacha Baron Cohen. No, Sacha Baron Cohen
Sì, è l'attore di Borat. Ah, ok. No, 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 no. Joe Inizialmente, J.K. Joker, infatti. inizialmente anch'io pensavo che l'ispirazione per il nome fosse magari da, che ne so, da altri esponenti del cinema, tipo avevano in mente i fratelli Coen, così, e invece viene da Cognome può tutt'altro. essere che più o meno che comunque lui è Cohan da Sì, parte, infatti. non è Cohen, quindi potrebbe essere una crasi di tutte queste, anche se Cohen è un cognome molto artistico, che Sacha Baron Cohen, i fratelli Cohen, cioè ci sono un sacco di artisti con questo cognome, però i due caratteristici sono quelli che ho appena citato, ovvero Michael Cohen e Dalì, soprattutto Dalì più che altro per l'eccentricità, diciamo. L'artista eccentrico, diciamo la figura dell'artista eccentrico del Novecento, no? Mentre prima l'artista era molto più regolato. Forse il più sregolato prima sono stati tipo Van Gogh e prima dell'Ottocento non c'era molto questa figura dell'artista sregolato, no? Se ci pensiamo Ops, bene. pardon, me ne sono resa conto dopo. No, forse, ma c'era anche prima sta telecamera. C'è C'è sempre stata. Oh, ogni sempre volta che stata. faccio live, Ma che se magna. scatole però. Se magna. Mio padre è venuto. Cornetto? Ma sì, dai. Ma sì. Dai, fondente. Allora, aspetta un attimo. Aspetta un po' prima di parlare un po' del. Vabbè, anche se è abbastanza chiaro il significato di tutta quest'area. Però. Aspettiamo un attimo di vedere un po', di addentrarci un po' meglio prima di aprire un discorso sull'arte. Sì, la Che sennò. cosa particolare che forse avrete già intuito, se non l'avete già intuito, ve lo dico io, è Ce n'è uno solo che dritto. il nostro... Accidenti. Come fai? Devi Come mettere uno faccio? dritto e Niente. poi niente. No, no, non posso mica fare niente. Ah, perché ce n'è solo uno di tre, servirebbero due. Ok, Doveva andare dritto paese. dall'inizio, l'unica cosa. Se è chiuso, veramente bestemmio. Sander Cohen è l'unico personaggio che è dichiaratamente, come forse avrete intuito, dichiaratamente omosessuale nel gioco. E tra l'altro, grande amico, se non è. Ma perché? Prova a farlo scendere e poi Ah, sì, no, risalire. faccio così. No, mi sono Too sbagliata. late. Too late. Ce la faremo ad aggirarlo? Mai. Mai nella Mo' diventa vita. sempre più difficili. Diventano i potenziamenti. Every pirate need a hat, need a hat, Tra need a l'altro, hat. grande amico di Ryan e suo, come si può dire, suo favorito in un certo senso. Infatti, Fort Frolic è uno dei quartieri, potremmo dire, benestanti di Rapture. E oltre ad essere un grande amico di Ryan a quanto pare ammira molto l'arte di questo personaggio, il suo estro poetico, potremmo dire, ce l'abbiamo fatta. E niente, vedremo più avanti nel gioco anche quali sono i collegamenti tra questa persona e Ryan anche. Coil 80 dice buonasera, te lo leggo mentre. Oh, buonasera Coril, buonasera, benvenuto. Basta. Scusa, c'ho da lontano No, no, hai ciao, fatto ciao. bene. Ho visto che stavi in concentrata, come glielo dico io a voce. Buona. No, mi pare di no, perché lui scappa da quando era piccolo dalla Russia, che era già comunista, Sì, non si e mi pare che conoscono. durante la seconda guerra mondiale se la scansa abbastanza, mi pare, perché appunto lui addirittura, una storia molto particolare di Ryan è che era un ricco proprietario terriero, un ricchissimo proprietario terriero, pur di non pagare le tasse per la guerra, lui brucia tutto quello che qui, tutti i suoi possedimenti. Dietro di te, Esatto. dietro di te. E dove? Too late. Dietro proprio.
No, questa l'aveva girata. Non l'hai girata. Questo era quello che aveva girato prima. No, ti giuro, era sotto il coso. Boh. Non è che ce ne stanno due uguali. Vabbè. Ma io... Ma la smettiamo? E firma, non è che... No, solo che adesso mi ammazzano al primo colpo che mi prende. Ah! Stava là il coso delle... Aiuto. Caone. Io ne avevo girata una con un negozio sotto. A me sembra di sognare, comunque. Dove mi hanno fatto finire? Non lo so. Ah, all'inizio proprio. In Colonia. Colonia altissima, direi. Esatto. Allora, vediamo se riesco a passarci sotto. È amico del parassita. È un dovere. Questo non riesco a passarci mai nella vita. C'è un negozio qui vicino? No. E allora... Posso? Sì, sì. Senza la mascherina no, però, eh. Oh, sia lodato. Tanto abbiamo soldi da buttare. Soldi, 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 tanti soldi. Cosa che magari fosse così anche nella vita, ma... Inchiostro da terra 600 euro. Wow, PlayStation 5, arriva. Esatto. Allora, dov'è sta telecamera di infame per lei solo le lame? Riduce Baldazzi comunque. Qua, qua, qua. Pezzo di merda. Pezzo di pezzo. Scusate il linguaggio scurrile, oltremodo. Che non si confà a una... Ma va a cagare. A una signora del mio calibro. Cerchiamo di estirpare alla radice queste... Questi stereotipi. Di genere, stereotipi di genere. Le donne possono e devono bestemmiare, devono... Ma voi lo sapete che io bestemmio fin troppo bene. Le live di Sekiro sono una testimonianza che rimarrà in peritura memoria. Nel web. Nel web, insomma. Esatto. Lisa si dice a una donzella. Allora, chi è sto non poveraccio? Addice, non si addice, forse sì. Sì, secondo me era se non si addice. Io vorrei il kit medico. Ecco, grazie. No. Allora... Qua c'era un audio che volevo udire. Vuoi chiuderci dentro, vecchio? Oh, a Cobsi sta bene. Un tempo mi piacevi. Pensavo che tu fossi un genio musicale. Sai perché? Perché mi pagavi l'affitto, vecchio maiale. Vieni al negozio di dischi. Ti faccio vedere cosa ne penso del tuo plink plink plink. Questo chi è che non mi ricordo? Ah, è uno dei personaggi di... Sì. Sì, là di conto come la moglie di... La fidanzata di Ryan. Allora, ci infiliamo qua che c'è la casa di... La casa, poi, non è veramente la reale dimora del nostro no. Sander Cohen, però, insomma, in un certo senso lo è. E... La casa artistica. Sì, la casa artistica, potremmo dire così. Procede bene, Shiver, siamo a Fort Frolic... Basta. Il Trocciulente. Che è una delle... L'area dove volevamo arrivare e finire oggi. Che ci andava. Eccola la sala. Dov'è? Qua. Proprio di fronte a te. Guarda, sto dicendo. Scusate. Abbiamo parlato di... Di Smith, di Kane, di... E mo tra poco parleremo di arte. Esatto, di arte io sono rimasta incastrata in non so che cosa, ma... È arte anche quella di Sono incastrata. Rimasta incastrata nell'arte. Che sì. Bella questa definizione. Allora, di Vabbè, qua non latte si va, da vero? Latte toglie. Boom. Di là non si va, quindi solo con il... Aspetta però che volevo vedere cosa c'è di fare solo l'ascensore. Sì, sì, volevo vedere cosa c'è di qua. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Ah, ma ci si va anche a piedi però. No, non si va a piedi, c'è una chitarra, non si può suonare realmente. Sì, non si può fare come in come si dice? In The Last of Us 2. Però era il primo. No, era solo il secondo. Nel era. Secondo. A proposito della sua critica all'ultimo insulto musicale di Anna Culpepper. Non capisco sinceramente perché, con tutti gli artisti di talento presenti a Rapture, lei continui a dedicare intere colonne a quella nullità musicale. Come si può pensare che voglia incontrare il pubblico adesso, mentre mi sto preparando? Inconcepibile!
Inconcepibile! Come si entrava in sta stanza che non ricordo? Ah, dopo mi pare. Dopo. Va bene. Allora noi prendiamo l'ascensore. L'ascension. No? E allora qual è il problema? Queste sono altre scale? Manca qualcosa. Forse dietro la scrivania ci stava. Dietro al bancone c'è qualche leva? Ma sai che non mi ricordo. Quando beviamo il caffè così a caso. Sì, caffè, sta sempre bene. Vedi se forse sopra, però non di qua. Torna un po' indietro. Dici di qua? Di qua. No? No, perché tanto può. Cioè, queste due strade portano sempre qui. Non è che per caso c'era. C'era qua. No, mi sembrava che fosse chiuso. Sì, è chiuso. E allora? E allora forse bambini. Era su da qualche altra parte? No, non è che io sta zona. La freccia dice di qua. Non è che prima. No, non c'era niente. Dovevi andare là e. Andavo là. Ah, devi premere il pulsante dell'ascensore, forse? Che io non ho visto. Ma di solito è dentro il pulsante. È dentro. No. Allora no, mi ricordavo male. Perché non si apre sta porta? Io sento che c'è un rumore di un meccanismo, ma. E vedi, ho detto c'è qualche pulsante da premere da qualche parte. Vai dritto, dopo ti dice di andare là. Dico. Ah! Dio santo! Ho detto che c'è il pulsante dell'ascensore, È talmente confuso con il resto del background. Scusate, fatevi fare si almeno una cosa. Confà all'architettura del luogo. Qua. Direi che dobbiamo andare di qua. Bellissima citazione a un grande classico del trash italiano. Non ho capito cosa hai detto, scusami. Ho detto era una citazione a un classico del trash italiano. Ovvero? Non hai visto The Lady? Ah no, purtroppo no. Ho visto la recensione che ha fatto Yotobi, ma. Suo tempo, mamma mia. Però The Lady va ben oltre Yotobi. E quel trash talmente trash che fa un giro a 3600 gradi e diventa bello. Ne fa 10 di giri, capito? A mente che trash. Ci sono delle frasi veramente scritte da non so chi. Finiamo, parla pure, poi andiamo a vedere una delle scene che sono le perle di questo gioco. Finiamo dopo anche col mio discorso. No, abbiamo adesso il parere. Quando un certo punto, proprio nella prima serie, c'è una persona che dice: ma tu hai una bella ragazza, ma perché ci provi con tutte? Ma sai come. Compiace i miei istinti. Sì, i miei istinti. Fa cosa dice? Quello lo sappiamo. I miei istinti tipo predatori, una cosa del genere, credo. Sì. Elevata vorrei agguantarla. Esatto. Cioè, ma la best frase è: signora, c'è un uomo. C'è un signora, uomo. C'è un uomo per lei. Un uomo per lei. Raga, qualche volta. Mo vediamo su quale canale facciamo tipo reaction a trash più incredibile. Potremmo farlo in effetti. roba che chef scansa. Assolutamente. Scansati, ma di quel poco. Scusate, mi giungono meme che devo guardare. Ok. Vabbè. Ormai mia sorella è arrivata a un punto in cui vede solo il Baby Yoda ovunque. Bene. Ragazzi, andiamo ad ascoltare il caro Fitzpatrick, si chiama? Esatto. Bene. Presto, no, no. Ci sto provando. Notate bene una cosa c'è sopra il pianoforte. Notate. Nuovo, giovane Fitzpatrick. Sai che non lo vedo da qualche sta un po'. Ci sono delle cariche di tipo dinamite. Ah, sì.
è tutto di lato. Sì, 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 sì. Brutto depravato, fammi uscire da qui. Oh, scendi, piccola balena. La vita, la morte. Il fardello dell'artista è saper cogliere l'attimo. Guarda il giovane Fitzpatrick qui sul palco. Usa la macchina fotografica. Immortalalo così, in modo da poterlo ricordare. Povero Fitzpatrick. Che tra l'altro a me ha sempre fatto una gran pietà, sto povero uomo. Sì, abbastanza. Vabbè, qua il discorso è abbastanza, penso. Cosa orribile. Cosa? Ah, la foto, sì, che cosa orribile. Nel suo momento di gloria. Pare che tu abbia l'occhio del fotografo, piccola balena. Adesso vai nell'atrio e incornicia la sua foto nel mio capolavoro. L'inizio della nostra collaborazione. Cosa che dicevi? Allora, ragazzi, la prima cosa da notare è che c'è un sacco di cera, ok? Quindi statue di cera. Peccato che... Prova tipo... da tagli una mazzata con il sì adesso appena riesco a saltare sto coso, ecco, guardate queste, tipo queste qui, ecco. Molto realistica, guardate, talmente realistica esce del sangue. In realtà sono ancora vivi, cioè oddio, forse sono morti, però uno, l'arte di del nostro Cohen arriva fino a incerare persone vive praticamente. Sì, fondamentalmente. Quindi, lui a un fondamentalmente... certo punto perde il birillo, per cui... Ma probabilmente non ce l'ha mai avuto. Ripeto, quello che fa Rapture non è nient'altro che esaltare le parti peggiori dell'animo umano. Quindi anche proprio l'artista che finalmente non ha vincoli può fare veramente quello che vuole con la sua tela e il mondo in tutti i sensi, quindi non ha più quelle remore che normalmente la società dà a queste persone, quindi una morale, un'etica, no? Non esiste nulla di tutto ciò a Rapture, e quindi tu puoi esprimerti come vuoi, quando vuoi, però ovviamente questa è la... La troppa libertà genera questo tipo di mostri, no? Spesso una persona che dall'atto della sua pazzia comincia a trasformare le persone in opere d'arte ambulanti. Metticene uno dritto sotto. Dove? Ah no, comunque non... quello è il problema, non ne ho uno... Allora, fai mettilo uno dritto, quello verticale, sotto dove sta questo qua. Questo, dici? Questo sotto. Ah, facciamo così, sì, sì. Così dopo ci metto questo due e poi due orizzontali. Due orizzontali, sì. Metto due verticali. E intanto facciamo tanto anche tanto ci da... tocca fare... Sì, sì, sì. Quindi, questo è il tema di questa area di gioco. Mentre prima era la scienza che comunque diventava, per esempio, il primo padiglione, il padiglione medico, no? Abbiamo parlato del giuramento di Ippocrate, come anche se si parlava di chirurgia estetica, comunque, come nonostante ciò, quel sacro giuramento dei medici viene violato con una facilità disarmante, diremmo. Qui invece hai come l'artista comincia a credere che tutto sia dovuto all'arte, tutto sia arte, anche... incerare delle persone vive, che non è una cosa proprio molto carina e simpatica da fare, diciamo così, per essere proprio buoni, e quindi, come si dice, il suono della ragione genera mostri, giusto per dire una frase abbastanza inflazionata, però è vero, quindi la riportiamo. Ecco qua. Allora, io mi ricordo che qua sugli spalti c'era roba. Sì, si deve fare un po' di parkour. Sì, però non mi ricordo come si saliva. Di qua? Tipo? Boh, forse... prova. No? Forse era sopra... Sopra? Da dove stava Cohen? Non lo so. Non lo so se si... No, perché di qua è chiuso, l'abbiamo visto prima. Forse di qua? Aspetta che non mi ricordo sta qua. No. E come si fa? Prova a risalire un poco, devi salire un poco.
Per andare a tratta da Cohen. Ah, di qua dici? Tipo. Capi che fai dalle balaustra in balaustra in balaustra. Ah, non so mica se sono... Ah, sì, ok. Mi diceva fai, yava. Perfetto. Alcune sono aperte, di solito andare in quelle chiuse in realtà, che sono due. Perché una dove c'è il tonico e l'altra... Esatto. Non che... Allora, questa, comunque... Questa. La figura comunque rimarrà molto importante e interessante, Cohen, perché... qui non lo so se ci arrivo. No, ce la fai col salto, ce la fai, yava. Mamma mia, esperto di allarmi. Vabbè, questo poi dobbiamo andare alla banca a prendere un po' di roba. Sì, perché sì, tanto... Qualcuno è appena... Che sta succedendo? C'è uno, c'è un Udini che ti vuole tanto bene abbracciare calorosamente. Non posso più uscire da qua, giusto? Mi devo solo puoi scendere. Puoi scendere. Buttati che è morbido. Dov'è? Sta là. Non l'hai presa. Perché era nello spigolo. Dov'è? Boh. Vabbè, io vado qua. Nel dubbio. Nel dubbio sta dietro di te sicuramente. 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 Per farmi pigliare un infartone. Io vorrei che saltasse fuori però. Invece di inseguirmi. Dov'è? Comunque stavo raccontando prima a Lisa mentre stavamo preparando un attimo la live per quanto riguarda gli argomenti da trattare, no? Che non è la prima volta che comunque... cioè l'arte macabra comunque, ok, chiamiamola così, esiste anche nella realtà. E infatti stavo raccontando prima che io avevo visto a Napoli, al Madre, che è il museo di arte moderna, una rassegna stampa, però non riesco a ricordarmi il nome dell'artista, una rassegna artistica. Non è possibile che fosse quella dei del tizio che fa la body art, quella con i corpi tutti. No. Era questo praticamente artista che non mi ricordo, Madre... museo, aspetta, vediamo un attimo se riesco a trovarlo. Era questa mostra d'arte molto particolare. In pratica c'era questo... Ma dove artista... vuole che vada? Scusami qua, che non mi ricordo. No, qua modo di andarti. Vai da Cohen, sali le scale qua. Qua sali le scale, ok, qua sei tornata indietro, no? Ah, okay. Devo scendere, basta qua. Sì, penso che devi scendere, basta. Speriamo. C'era questa mostra d'arte molto particolare in cui questa personcina molto a modo, chiameremo, in pratica... Ah, ecco qua, la scena che apre con la danza, la danza macabra, no. In pratica c'era questo artista che raccoglieva le carcasse degli animali che vedeva in strada e li metteva nei forni quelli là per l'argilla, per queste cose qui. E quindi succedeva che i corpi in realtà si solidificavano, diventavano tipo di pietra, non so se rendo l'idea. È come se mineralizzasse la sostanza organica che c'era dentro il corpo. E quindi lui, quello che usciva dalla mineralizzazione di questi di queste carcasse, lui non le esponeva come opere d'arte. Ci compriamo qualcosa? Io direi gli slot. Oh, prima i miglioramenti, salute Ivo. Tanto qua ci sono tre... È finito. Ci sono comunque tre sorelline, quindi sono altri 240. Ce la facciamo, fa qualcosa. Eve e due cose. E forse abbiamo pure il bonus. Quindi facciamo tutto. Quindi esiste. Quando tornerò polvere, sarà questo ciò che ammireranno. Il mio quadrittico. Il mio capolavoro. Avanti, non aver paura. Ti è rimasto un po' male di quello che ho detto. Chi? Ci va scritto, ma che schifo. Dove lo mettiamo? Qui. No, niente. Intera questa mostra un po' così, un po' particolare. E quindi sono andato. Mi ricordo che era una. Io di solito, spesso e volentieri,
faccio da quando vengono, avendo avuto per anni community su internet, su Discord soprattutto, spesso e volentieri venivano amici da tutta Italia e io facevo da cicerone. Andai a questa fiera con due amiche dell'epoca. E loro erano proprio in... cioè loro hanno detto, no, dato che da mamma era la prima volta che venivano a Napoli, ho detto noi vogliamo andare a vedere soprattutto una delle due ragazze che praticamente studiava lettere moderne, però lettere moderne con specializzazione nell'ambito artistico, comunque in generale scrittura artistica, arte, eccetera eccetera, non mi chiedere cosa. La cosa bella è che ci volevano andare loro perché avevano letto di questa mostra un po' particolare. Ho detto ok, io prima sì così, loro un po' schifate, io però ok, cioè mi faceva schifo pure a me, però che devo fare, cioè l'avete voluto voi della serie. Mi immagino all'entrata nessun animale è stato maltrattato. Minchia, perché erano già morti, cioè capivo, è proprio una cosa orribile. Allora, quello che ci chiede fondamentalmente, scusatemi, quello che ci chiede fondamentalmente di fare il caro Sander Cohen è di... fargli le foto dei cadaveri di delle persone che fondamentalmente li stanno un po' sulle scatole. E quello che ha fatto comunque questo personaggio è abbastanza chiaro, cioè, e ce ne rendiamo conto da quello che si vede in giro per tutta la Fort Frolic, cioè queste statue di cera che sono sostanzialmente delle persone che lui ha ucciso per trasformarle in arte, come diceva prima e Schaefer, e la gran parte delle persone che si trovavano a Fort Frolic hanno subito questa tragica fine. E niente, noi adesso dobbiamo andare a cercare, immagino, l'altro esatto, Martin Finnegan, che però non so dove sia io e non so, non mi ricordo dove sia. Vabbè, dove sempre, diciamo, bene. L'importante è che non torni indietro proprio, devi stare sempre sopra, tipo nel giradischi. Ora le porte di Poseidon Plaza sono aperte. Ok. No, questo tizio me lo ricordo. Un po' freddino qua dentro. Infatti, fa un po' freddino. Mi sa che è meglio se mi scambio, mi metto il plasmide del fuoco. E sì, questi. Mi metto questo. Ce l'ho ipnotizza Big Daddy comunque. Sì, no, allora dice un ipnotizza ricombinante, dite pure. Il tuo respiro. Credi di farmi morire qua dentro, vecchia ghiaccia? Tutti gli altri poveracci li hai sbattuti in questa ghiacciaia. Erano atterriti come conigli. Io mi limitavo a guardare e ad aspettare. E quando hanno iniziato a scalciare, ho iniziato a gridare. Mi sono fatto un piccolo costume ricombinante. Se non resisti al gelo, devi farti crescere il ghiaccio sul cuore. E l'uomo di ghiaccio arriva, caro il mio Sander. Cazzo, se arriva. E qui c'è una cosa inquietantissima. Cioè, sti cose si svegliano tutti, se non sbaglio. Sì, sono un po', sì. E quindi io me li levo di tuorlo. Mi dispiace per loro, ma... Forza tua, cazzo. Oddio! Che succede? Ti congelo. Oh, è vero! Me ne ero completamente dimenticata. Il vecchiaccio si è deciso a mandare qualcuno. Il figlio di puttana mi ha lasciato a gelare. Ho una posa perfetta per te. Oh, poveri noi. Quando sei immune a qualsiasi cosa perché hai la plot armor del protagonista. Esatto. È questo? Questo è lui. Ah, ok. Oddio, ti prego, Sander Cohen, smetti di parlare. È un po'...
un po' un postatore di cringe, Thunder. Esatto. Se vogliamo. Sostanzialmente. Stai postando cringe, fratello. Vedi? Campo Criolico. Okay. Subisce meno danni da freddo. Vabbè, questo ce ne preoccupiamo dopo. Adesso facciamo una foto a sto poveraccio. Ah, ufa, fa una foto. Che tra l'altro ha un, come si dice, ha uno stile invidiabile con questa cosa. A... Ah, pensavo per la faccia. Vediamo cosa abbiamo qui. Allora, no, io volevo vedere cosa c'era dietro quella porta. Là, qua non c'è niente, questo è veramente deludente. E volevo vedere cosa c'era nella porta di là. Cosa c'è qua? Tanto magno. È arrivato il cornetto. Però non è affondente. No, Poseidon Plaza qui. Cosa c'è a Poseidon Plaza che non mi ricordo? Ci sta sicuramente uno di quelli là. Power to the people. Però non mi ricordo se ci dobbiamo andare dopo. Ci dobbiamo andare dopo, sì. Sì, forse sì. Vabbè, no. Vabbè. Contemporanea in realtà. Al massimo ci torniamo dopo. Ci torniamo dopo. Prima mettiamo la foto del folle. È un Big Daddy comunque. Sì, ce l'ho sentito. Infatti, secondo me là c'è un Big Daddy da obliterare. No? Poi gli sembra la foto. Dov'è? Sopra. Adesso no, mi sa che è caduto. Tento che un butta fuori. Bel colpo. Oddio, no. Che ha fatto? Ma io non ho fatto niente. Ah, perché ti hanno colpito e hai fatto la scarica elettrica. Ah, per quello. Però sai che forse ciò... non c'è anche la bambina? No, ce l'ha la bimba. Ce l'ha la bimba perché okay, sta parlando. Allora ti ammazziamo. E vabbè, fratelli, dove andare così? No, non mi apre in due. Pavane che da ragazzi. Ma papagnona. Sta benissimo. Un fiore. Un fiore. Appena sbocciato direi. Ti sta venendo fame anche a me però. Quando senti un'altra persona mangiare ti viene fame. Infatti, cavolo. Andiamo a comprarci qualcos'altro o procediamo con il... No, fai tutti quanti e poi facciamo una tirata, capito? Allora. Adesso lo andiamo a prendere dopo. Ta 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 ta. Ok, e detto questo, devi sapere che il nemico numero uno di un qualsiasi artista è quella razza di personaggi definiti critici. Esatto. Io volevo prendere la roba che era qua dentro, però mi sa che la posso fare solo dopo. Credo. Devi trovare un. Aspettate un attimo, che io volevo comprare, però. Perché ho finito in maniera quasi tragica. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Che io non mi ricordo. Dov'è? L'obiettivo. Non ce l'ho ancora da. In realtà, un po' dappertutto. Silas Cobb.
Va bene, grazie Shiver, grazie mille per essere passato e buonanotte. Ciao Shiv. Allora, dove devo andare? Andrea, dove devo andare? Dove devo andare? Aspetta che provo ad prendere il regalo che mi hanno lasciato le bambine intanto. Alla faccia. Bene. Guardi, Po' di non accanto. so che dire. Aia. Dove va? Dove va? State facendo rimanere senza proiettili. E dov'è sto Silas che io non mi ricordo? È qui, tipo. Prova qua. Aspetta Facciamo un video. loro? Sì. Però Spegni la foto. non ho tantissimi proiettili, però. Ah, vado con la sorellina. Sono pronta. Ciao, Bulli. Stacco anch'io che la mia connessione fa schifo stasera. Ciao, alla prossima. Grazie mille per essere passato. Ciao. Stai calma. Allora, Mr. Ball adesso verrà. Debollizzato. Cos'è successo? Ma La tipa porca. dietro di te. Sono un paio di signori dietro di te che vogliono conoscerti. Buona. Tricombinanti ragno. Allora, Mr. B è rimasto bloccato. Che fa, Mr. B? Osserva. E ti giudica. Una pavana. Aia. Pam, due pam. I ragni sono? Ah sì, Da questa ma questo è sierra. il posto dei ricombinanti ragno, a quanto Ragni pare. udini dovrebbero essere. No, ragni. No. Basta. Arrivo, bambino. Arrivo. Venite bambini, venite bambini. Sarà una vecchia canzone. Poraccia. Vabbè, la stai salvando, dai. Ha tutto il vestitino rotto. Oh, spendi dell'Adam. Sì, vai. Prendi della Damo. Allora, dov'è sto Silas? Non sarà al Poseidon là dove era prima? Io non mi ricordo niente. Aspetta. Vedi a destra, guarda, c'era un... Allora, qua è Poseidon Plaza. Qua? Dove era il tizio? Secondo me devo andare di là. Guarda, forse andare più in dentro? Guardiamo, perché non mi ricordavo che i primi erano qui, non mi ricordo dove sono gli altri. Perché la cosa non mi dice mica niente. La mappa, o sono io che sono stupida? Non mettere l'obiettivo, quelli sono obiettivi multipli, tipo. Aspetta. Premi R1. Per intenderci. Vedi, è scritto uccidi Silas Cobb. Ma c'è già nel. Cioè, è già evidenziato. Boh. Ma Quindi non lo porca, so. ma perché? Ma è qua, Sir Price qua. Non si entra? Sì, si entra. Un sacco di parti che non hai visto, si è visto. Muchas gracias, señor. Sono ragionevolmente convinta che ce ne sia uno qua da qualche parte, però non mi ricordo dove. In tre record dietro di te. Eh? Guarda a sinistra là, guarda. Questo dici? Vedi un po' qua dentro che c'è? Sto posto è bruttissimo. Sendo vai sopra, c'è in... Vai. Venite bambini, venite bambini. Possiamo averne qualche verticale? Ecco, grazie.
poi questo. Questo è una verticale. Allora, questo posto è bruttissimo perché questi mi ricordo che si alzano, si muovono tutti quanti a un certo punto. Credo. Ma non mi ricordo perché si animano. Ah, perché c'è, guarda, c'è un passaggio segreto. Dove? C'è un campanello, vedi? No, guarda, eccolo qua, qua, sotto la cassa. Ah, sì, 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 sì. Che apre con la porta lì. Sì, dopo si va giù di qua, però giù di qua non c'è... Cioè, c'è solo roba, tipo audio, roba... Ah, Power to the People, eccola qua. Vai. E aumentiamo il caricatore della pistola, tanto io utilizzo principalmente quella. Madonna che fighe. Cioè i potenziamenti alle armi sono qua. Oddio santo. Mi ha pigliato un colpo. Dalle. T'ho sfogato. Tra l'altro non parlano perché c'hanno la cera sulla bocca. I'm so sorry for you. Però splendid, non si vede niente. Sono le 11:30. Sono stati velocissimi comunque. No, ma a parte questo, neanche un problema. Infatti, continuiamo a incrociare le dita. Allora. Vorrei cantare vittoria molto facilmente. But. Qua c'è l'altro Mr. B, lo facciamo fuori. Vai. Se vedi, sei entrata la bambina. Sì, l'ha appena lasciata, quindi mi sa che ci fai la foto almeno. Fai la foto almeno. Iapodo. A Mr. Bulla. Mr. Bulla. Adesso mi sbaglio e parte un colpo. Allora, chi c'è qua? La baccheria. Vedo comunque che... Cioè, sono delle signore anche queste. Hai bisogno di pace, di tranquillità. Quando sei immobile diventi invisibile. Questo mi è sempre piaciuto un sacco. Però lo voglio un altro slot. Perché questi li voglio tenere. Dopo lo compriamo. Facciamo tutto. C'è tutto un acquisto incredibile. Un acquisto dopo. Globale dopo. Sì, c'è una cosa. Dov'è andata la signora? Lì. Ops, sono anche stupida io. Vabbè, dai, per carità. E congela così. Non ce l'ho. Perché? C'ho il fuoco perché l'ho tenuto dal tizio di prima. E niente, facciamo. Usa il fucile a pompa. Oppure il coso. Metto, che va bene. E vabbè, boom. Se mi ammazzi quando io sto scegliendo l'arma, però figliola, capisci che. Dove sono? Ma dove sono? In colonia. Perché mi ha fatto tornare qui? No, aspetta che intanto cambio e metti il gelo. Già che ci siamo. Ta-tan. Ah, ma ho anche attira sicurezza io. Vabbè. Sì, prima o poi compreremo tutti gli slot, eccetera, eccetera. Ovvio. Allora. Cringe, se posso. Dica. I testimoni di Geova si sono evoluti. Adesso chiamano a casa. No, veramente. Oggi mi hanno chiamato direzione di Geova oggi. Allora, parlando un po' del più del meno, no? Cioè, oggi mia mamma c'è una risposta. Carlo, che sei testimone di Geova. Io non posso scendere più per strada. E quindi. Dov'è la tizia qua? Morta, l'ha ammassata il Big Daddy. Allora. Ci tocca, ma lo facciamo velocemente. Quando posso utilizzare auto a giro io lo faccio, che ci come si dice? Aiuta. Ci risparmiamo un po' di... Un attimo. Qua potevo anche ammazzarla in realtà. Guardate, allora, a fare un servizio, 2 secondi. Allora, mi dispiace che non ci sia tanto da parlare in termini scientifici qui, però...
se avete come al solito qualche domanda, io cerco di rispondere quando mi è possibile, ovviamente. Peccato che sia Fort Frolic, non è che si possa dire chissà cosa. Soldi. Allora. Adesso se arrivasse il tizio con la bambina, il caro Big Daddy sarebbe fantastico. Ma secondo me è andato al piano di sopra. Sì, secondo me. Oddio. Stia calmo. Calma. Calmissima. Benissimo. Ho visto online, visto che prima parlavamo di repliche, anche la replica di questo fucile qui è una cosa bellissima. Un dubbio a cui magari è già stata data una risposta. Con tutti quei buchi a quella profondità non dovrebbe fare tipo freddissimo Rapture? E in realtà sì, Penso ci sia un sistema di riscaldamento. Sì, penso ci sia un sistema di riscaldamento anche perché di solito se avete presente le batisfere, quelle che vanno a grandi profondità, intanto hanno degli oblò piccolissimi per il fatto della pressione, perché più metti qualcosa con il vetro e lo sottoponi a delle elevate pressioni, più quello si stressa e rischia di rompersi. Quindi gli oblò sono ridotti al minimo anche per quello. E poi di solito il vetro fa passare. E potrebbe essere, sarebbe anche la soluzione più logica, perché si spenderebbe anche di meno se ci fosse qualcosa collegato alla geotermia. Non so in realtà se questa sia la soluzione adottata da Raptor. Onestamente non mi sono mai posta questa domanda. Potrei andarci a guardare per le prossime volte. Qua c'era qualcosa, mi ricordo. Scusami un attimo, ma stavo. Mi hanno chiesto di comprare prendere una cosa da Sì, Amazon. Un sì, sì. attimo. Allora, questa la sistemiamo dopo. Ragazzi, Amazon è comunque una cazzo di droga. Cioè, soprattutto quando c'è il Prime che ti inviano tutto quando c'è. Sì, Cioè, io so. assolutamente. È Ma io l'ho detto. inquietantissimo, sono inquietantissimi sti cosi che ti corrono addosso senza dire niente. Sì, è perché hanno la bocca. Cioè, Ah. poracci. Allora c'era una vecchia, mi ricordo una canzone e anche una citazione che c'è in Silent Hill. I have no mouth but I have to scream. Non ho la bocca ma devo urlare. È una cosa veramente orribile. Sì. Allora, io sto continuando a girare sperando che salti fuori tipo la freccia, ma non mi fa vedere niente. Questo si alza. Non credo. Non mi dice niente. Vabbè. Allora Perfetto. noi Passato continuiamo a tutto. girare. Giro, giro, torno. Comunque sì, questa forse è la zona. E qua c'era il Big Daddy con la bambina, ma vedo che non ce l'ha più. Aspetta che la chiami. Ah no, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Mi sono sbagliato. Fai la foto già che hai fatto, quindi ammazzalo. Vabbè, un'altra foto. Dai, Va bene lo addosso, stesso. Duck. Forza Quinta. brutta. Vai, Ma non forza c'abbiamo né l'uno. brutta. No, ce Cioè, l'abbiamo abbiamo l'uno, ce l'uno. l'abbiamo Sì, nel ma. senso, sì, non lo usiamo. Io non ho mai capito cosa facesse quando fa sta mossa. Cosa Ha fa? un'onda d'urto a terra. Vai. People have the power. Vai, vai, che non è successo niente. E sono Insomma, a tre di noi. Fedez. A noi non è successo A niente, noi. poi. A A lei. Langford. A lui. Bene. E adesso Cosa stavo possiamo. dicendo prima che mi sono interrotto? Stavo dicendo che ho trovato una replica anche di questo fucile qui online, oltre cercando tra le varie repliche di oggetti riferiti a Bioshock.
È una po' che le cose. stavo dicendo che questa è una zona un po'. Forse è questa la zona un po', tra virgolette, a luci rosse. Ma qua c'è uno dei tipi che devi uccidere, mi Sì, sa. lo so. Oddio, no. Ok. Poteva andare peggio. Ah, lui? Sì, ma devi un attimo prima uscire da qui. Prova E come faccio a uscire? una strada. I found a way for you. C'era un Non so perché nascondiglio mi qua. No, triggano. qua c'è il fuoco, quindi niente. Ehi! Ah, non abbiamo niente. Fantastico, vai di mitra allora. Questi muoiono anche da solo in realtà. Cioè, hanno preso fuoco, poracci. Abbiamo perso. Cosa? Due vecchi che si tirano l'uccello a vicenda. Ok. Dov'è sto tizio? Come faccio a tornare su io? Qua non ce la faccio mica. Ah, mi pare la... Cadavere. Li devo. Vi No, giuro. probabilmente quel condotto si deve spegnere. Il condotto di prima Questo che qua siamo qua in dici? fiamme. Se ci tiri. Ah, eccolo, eccolo, vedi. Hai Sì. ragione. Madonna, che inquietudine. Puro Cristo carbonizzato. Infatti. Dov'è il nostro amico? Che volevo ritirargli le bombe. Ah, gli ho ucciso le donne. Sì. Ah, era lui Cobb. Ma perché non mi dava la. Vabbè. Ebbè. Ma credo che mi piaccia di più così. È Vuoi fargli una morto. foto, forza? Vado, vado. Morto E tra male. l'altro lo leggevo oggi, lo sospettavo, ma ho trovato la conferma oggi. Sander E oggi stai Cohen tatuando per il foto, e coerendo fine con il Fontaine cammino. e Sei Atlas un angelo. sono gli unici tre personaggi di BioShock che hanno un personaggio loro. Gli altri sono tutti, come si può dire, modelli ripetuti. Sì. Anche se sono i tre personaggi principali insieme a te. Sì, Anche la infatti. Tenemba ha un modello riciclato in realtà. Sì, è un misto di. Oddio. Bisogna che ci compriamo Oh, un vai po' di. alla... Eh sì, vai alla... Un po' di robe Leaf's per. Garden. Anche qua, però, bisogna che mi prenda dei proiettili perché ne ho pochissimi. Ha sempre fatto morire Come si può Possibile dire? che... Vabbè, questo è già risposto. Possibile che il riscaldamento Sì, sia geotermico. era il discorso che facevamo prima. Quando sono andato di là. Ok. Però non ho visto la sala che c'era qua sopra. Questa qua. Che mi ricordo che c'era una cosa importante, c'era un audio importante qui. Mi sembra fosse qui. Possibile? Che mi sia confusa? No, era qui. Confusing war is real. Ale. Fai foto un po' a tutti, dai. Ah, così, a cavolo. Vai, fotografa, fotografa. Io volevo fotografare il tizio, però vabbè. Vabbè. Papà, è una popopapia. Ci direbbe qualcuno. Io li lascio fare perché adesso no. Il nostro personaggio, poveretto, quando prende delle botte fa degli urli tremendi. Allora, questo. Forse era questo?
Ascoltiamo perché io non mi ricordo. Mi ricordo solo che qui c'era un. C'era un audio importante. Sapeva dell'arrivo dei nostri. Ci hanno fregato. Quei ricombinanti sono usciti urlando da ogni parte. Vomitavano fuoco, sputavano ghiaccio. Erano demoni usciti dalla Bibbia. Mai viste una roba del genere. Quello non stava mettendo su un business, ma un esercito. Ah, non era questo comunque. Cioè, è importante anche questo, però non era quello che... Cioè, c'era l'incombinante. Che mi aspettavo. Non era quello che mi aspettavo. Appena puoi, vai al Child's... cosa, no? Il... Gutter... non mi ricordo mai come Gutter, si dice. Gutter Garden, sta sopra. Ma... ce n'è uno anche qua all'uscita, o no? Già che ci stiamo tornando qua. Tanto qui non credo che ci dobbiamo più tornare. Credo. No, no, forse c'è Leaf Garden, è vero. Che... dov'è? Là, là, qua. Allora, e facciamo la spesa. Facciamo la spesina. Allora, 2 chili di rigatoni. Esatto, allora migliora Eve. Poi, che slot, ci prendiamo? Slot. Questo. E ci mettiamo, lo posso scegliere dopo, questo e poi che prendiamo? Forse dato che stiamo facendo un sacco di hackeraggio, o c'è questo esperto di vendite, però mi pare che si piglia anche in altri modi. Però c'è hacker esperto 2, corazza. Ci potrebbe stare effettivamente. Corazza ci può stare. Se c'è corazza plus quando fai il ricombina, quando fai massimo il bodyguard. Mi pare. Vabbè, intanto questo lo metto. Sì. E poi qual era? Hacker esperto 2, prendo. Sì, dai. E lo metto. Ah, non l'avevo qua però. Cosa fa? Vabbè, ci guardiamo dopo. Boh, che prendo? Basta, tieni per dopo, casomai. Perché dopo ci sta tipo, che ne so, tardi criogeni 2 che potresti usare. Cose così. Allora, andiamo alla banca lì genetica a vedere cosa possiamo mettere. Allora, qui cosa ci ha messo? A caso. Probable. It's possible. Questo ha un'effettiva utilità oppure... Ma tanto ci muoviamo in continuazione. Sì, secondo me è inutile. Recuperi salute supplementare usando snack band. C'è energia alimentare 3, poche è meglio. Ma io direi ho i VAD. Se ti fai più Ivan, fai 2 volte i VAD. No, ma si energia somma, alimentare no. Mi fa un po' di salute, così ne perdo di meno, forse. Metti questo. E poi mettiamo qui. Questo mi può andar bene. Allora, tutti questi qua. Perché li metti magari esperto 2? Che è quello là che c'avevi prima, però il 2. Ok. E poi qua che ci mettiamo? Corazza l'ha già messo. Vogliamo vedere se c'è un altro più utile di questo. Vediamo un po'. La forza bruta, cioè forza bruta, scarica statica, occhio ai dettagli. Questi li abbiamo già, scarica statica, occhio ai dettagli. C'è campo criogenico. Boh. Forza bruta, assalto furtivo no, non ti capita mai. Praticamente mai. Danni inflitti con la chiave inglese. Per ora questo direi, poi o metti occhi ai dettagli 1, così fai 2 più 1 e fa 3. Capito? Comunque tu la chiave inglese non la usi mai. A sto punto così devi fare meno foto. E poi basta. Andiamo a mettere la foto. Sì. Anche se in realtà potremmo andare ad ammazzare anche il tizio e poi portarglielo dopo. Però vabbè, ormai che siamo qua. Così dopo vediamo anche il regalino che ci dà. C'è qualcuno che può farti sentire meglio di
si è un po' arrabbiato. Sì, mo sì. Infatti poi ti mando addosso un po' di persone. Torna! Oh, oddio! Aspetta, ora uccidi i combinanti. Poi dopo ti dai il regalo. Ah, è vero che ha quel momento di rage così improvviso. Oh, un paio di combinanti hanno parlato inglese. Hai visto che bug? È vero, allora non era un'impressione. Prima ce n'è stato uno che ha parlato in inglese. Diceva, una mia impressione, invece no, è un bug. No, 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 capita spesso e volentieri che parlano in inglese. Quindi? Sì, no? Qua. Madonna, comunque questo fucile è sbroccato. La smettete di incastrarmi? Forse è meglio se faccio anche qualche fottina. Dove sono? Ma questi non dico niente poi, cioè mi si avvicinano senza urlare. Oh, pensa che hai finito di fare foto ai ragni, A loro sì, credo. Però fa una foto a uno dopo, giusto per... No. No, non me lo fa fare. Ah, ho finito la pellicola. Cosa mai successa quando giocavo da solo? Perché no, io ti dico, io fai foto, capito? Compra pellicola. Le doglie del parto possono offuscare il giudizio. Vai vicino alla strada, vedi se ti ho dato qualcosa. Cosa sta dicendo? Ma robe. Passito. Bazzuto totale. Devo comprare la cosa, la pellicola. Sì, mi pare che si può fare anche quelli là che fanno il tipo Geomarket, non mi ricordo. Quelli là che te li fai tu, li fai da te. Ah, l'invento, aspetta però, dov'è? Invento, Matt, vedi se dietro c'è la parola. Mi pare che si possono fare anche lì, però non sono sicuro. Non me la ricordo sta cosa. Perché non mi ricordo cosa serve per farlo. Di qua ci sono già state, sì? O no? No. No, non credo. No, no. Oh, oh. Adesso mi spiegate perché ci deve essere una mitragliatrice in un cesso. Vabbè, cioè... Io ti dico sempre why not. Why not? Ma perché no? Perché no, dico io. Già. Allora. E così... Vediamo. Certo, comunque, ritornando sul discorso che ha detto Ruben prima, avrebbe anche senso, perché effettivamente se noi siamo sul fondo dell'Oceano Atlantico è molto probabile che vicino ci siano delle faglie. Delle faglie, quindi non mi sorprenderebbe se loro avessero utilizzato la geotermia, cioè sarebbe la cosa più meno dispendiosa possibile. Credo. Avrebbe anche senso. Allora. Eccola qua. No, è la gym bank questa. Ma io questa parte me la sono proprio fumata. E un paio di parte te è andata proprio dritto per dritto, non ne hai visto. Adesso pian pianino la facciamo. Ah, perché ero convinta che fosse più tardi, per quello ho fatto un po' speed. Ok. Anche della pellicola comunque dentro, quindi che culo. Ha fatto sfocatissima. Sì, lo so. Allora il soggetto è completo, quindi è finito i pangano di combinanti guerriero e tutto il resto, Yudini, però... Allora, ostilità tra artisti. Vediamo. Dei pestaggi all'Italia. Ma perfino io sono sconvolto dal sangue freddo di questi artisti. Quella compagna del destino che Bitcoin c'è una specie di. Stanno cercando di costringere i miei uomini della sicurezza a decidere da che parte stare. So già che però convocato dall'ufficio di Ryan a parlare di artisti.
Pensavo che parlasse dell'attrice che odia Cohen. Invece. Invece no. Quanto pare. Vuoi vedere se riusciamo a farle? Qui. Oh, ma è vero che si possono fare anche i cosi. È vero. Comunque. Non c'è. La pellicola non c'è. Vabbè, comunque l'hai presa tu, mo. Adesso. Quindi non ce l'hai. Ma se te la compri. Però che cos'è? Ricombinante guerriero? Sì. Sì. Oh, vedi, pure il ricombinante guerriero è quasi finito, stai ad A. Però ah, poi viene S ed è finito, quindi ti mancano in realtà solo i... Mi viene il dubbio che il tizio sia da sta parte, ma non mi ricordo quanto continua questa zona. Allora, c'è Leaf Garden, che non ci siamo andati, che era sopra, di là. E sì, poi c'è sta zona. E qua. Liquori e tabacchi. Oh sì, sto posto è quello che... Eccola. Questa è quella in cui la prima volta che ho giocato sono uscita che traballavo. Col personaggio, ovviamente. Allora, facciamo così. Ma arriva un momento del gioco in cui effettivamente non serve più a un cavolo fare questa cosa? No. Tutto questo, no? Per il primo è così. Sì, l'ho detto, dopo un po' diventa una palla. Cioè, non è che non è un brutto minigioco, soltanto che è un po' troppo. Un po' noioso dopo un po'. Sì. Allora, facciamo così. E poi metti quello qui. Allora, non mi ricordo. Detto, sono... Quando feci la... volevo fare la serie su YouTube. Erano tipo... Se mi sono... una volta mi sono messo a tagliare, anche se non sono un tipo che taglia tantissimo. E un video di 45 minuti mi è sceso a 20 minuti. Metà del tempo. C'è la Power to the People. Grande. Giuro. Non sto scherzando, cioè non è che sto dicendo così per esagerare. Ho cercato di rifilarmi quei vecchi sigari Oxford Club. No, grazie, le ho detto. Sono un uomo da nicotine e lo sarò sempre. Perché fumano bene e costano uno scherzo. C'è questo. Ragazzi, sono fatti con conchiglie e uova di pesce. Conchiglie e uova di pesce. Allora, manca. Questo è un Houdini, però. Ma avrò pur finito anche lui tra un po'. Sì, pure via. Penso quelli più rari sono i guerrieri. Cioè i... Ah, pure le torrette l'hai fatto. È vero. Però questa ormai è amichevole. Forse ti manca la parte elettronica a te. Invece a me la prima partita che feci a Bioshock mancavano i ragni, sai? Mi dimenticavo sempre. Mi sa che mi mancano le torrette, le telecamere, perché quelle non è che le stia a fotografare. Andiamo a vedere da Leaf Garden per vedere se c'è... C'è il granatiere pure. Questi pure sono rarissimi, questi bastardi. Ma quante fa? Voglio un'altra volta. Sento. Ma quanto... quanta vita c'è sto qui? Non tantissimo. Esaurito. No. Ah, sì, non ho più pellicola. Sì. Non ho più pellicola. Sì. Vabbè, dai. Intanto ce ne stanno altri sicuramente. Dicevo, dov'è questo che volevo comprare della... dei cose per le... Sì, ciaone. Basta. Andiamo a comprare da un'altra parte. Oh. No, ok, ho sbagliato strada. Forse questo è il posto in cui c'è l'audio importante. Vediamo. Pellicola, quindi grande. No. E dietro c'è una... Sì, sì. Sono dei big, Forse qui, forse qui, forse qui. Oddio, che inquietudine. Sì, è tutto molto inquietante. Il coniglio selvatico. Ah no, è una cavolata.
Voglio strapparmi le orecchie, ma non posso. Salto. E quando salto, non mi stacco dal terreno. È una maledizione. Una maledizione. La guerriera è quella che più. Non riesco a strapparmi le orecchie. È una maledizione. Una cazzo di maledizione. Voglio strapparmi le orecchie. Vi prego. Aiutatemi, vi prego! Volete strapparvi le orecchie anche voi, immagino. Sì, abbastanza, dopo quello che ho sentito, sì. Allora... Mi è venuto un attimo un haiku. Sì. Allora... Voglio essere un coniglio. Quick, fine dell'haiku. Andiamo a Leaf Garden, che non mi ricordo assolutamente cosa ci sia. Sì, Sandra Cohen è un personaggio abbastanza pittoresco più che altro per questo, perché è leggermente fuori. Scusate se facciamo un po' avanti e indietro, ma io questa zona l'ho un po' poco presente, rimossa. Qua c'è qualcuno, ma tanto. Sai che forse veramente questa è la parte quartiere a luci rosse? Guarda cosa c'è scritto. Guarda, sì, sì. Il giardino di Eva. Ma guarda, Andrew Ryan, chi non muore si rivede. Vieni qui, tigre. Ok. Vabbè. A quanto pare, Andrew Ryan frequentava questi posti. Vabbè, da qualche parte doveva pure sfogare, no? Sì. Peccato che fosse fidanzato, questa è la questione, però insomma. Vabbè, come si suol dire, era un milanese doc, Andrew Ryan. Questo... due F del successo. È qui che è l'audio importante, è qui, allora. Ovviamente ci sono dei soldi, il coso della pole dance, trovo un pochino, come si dice, aspetta, altra visione incoming? No. Fuori luogo? No, trovo disturbante il fatto che non abbiano messo l'animazione per tipo fare sul palo. Ok. Pensavo ti fossi dimenticato della povera Jasmine. Sono felice che non sia così. Mi dispiace, Mr. Ryan. Io non sapevo che c'entrasse forse con il tuo. La prego, no, non lo faccia. La prego, no. Allora, abbiamo assistito a quello che è un ricordo, chiaramente, di quello che è successo in questo posto. E basta, Ruben. A quello che è un ricordo di ciò che è accaduto in questo posto. Allora, Ryan frequentava questa attrice, questa ballerina che si chiamava Jasmine, non so cosa, c'è scritto sul manifesto, e è successo qualcosa per cui Ryan si è arrabbiato a tal punto con lei da averla uccisa. E ovviamente Ryan non andava a giocare a dadi o a carte con lei quando, ovviamente. Insomma, quando si vedevano, e quindi con le donnine. Il motivo per cui può essersi arrabbiato è abbastanza palese, cioè il fatto che lei sia rimasta incinta, ma non è proprio esattamente questo il motivo per cui si è arrabbiato. Però non ve lo spoileriamo, perché ci arriveremo pian pianino sul perché lui si è arrabbiato effettivamente. C'entra comunque il fatto di essere rimasta incinta, ma non è esattamente quello il motivo per cui. E questa è il cadavere della poveretta Jasmine Jolene, con del gin addosso, mi sembra giusto. E... ecco. Ascoltiamoci l'audio. Quella viscida dottoressa Tenenbaum mi ha promesso che non sarebbe stata una vera gravidanza. Mi avrebbero solo prelevato l'ovulo una volta che io e Mr. Ryan avessimo
Avevo bisogno di soldi. Ma Mr. Ryan indagherà. Saprà che non sono stata attenta. Saprà che ho venduto... Mr. Ryan si arrabbierà molto con me. Comunque, per rispondere un attimo a Ruben, se vuoi c'è sempre il mio OnlyFan. Esatto, se volete c'è sempre cose. Quello di Ruben, di Seifer. Un lapsus. Ovviamente si scherza, signor Twitch, e ci dissociamo da OnlyFan perché... ormai non so se è realtà o meme. LOL. Sì. Too late. LOL. Sì, in culo. Vedo. Okay. Vabbè. Simpatica macchina. Risa ti incazza più per ste macchine ormai che per il gioco quando muore. Sì, no, infatti. Ok, mi va bene, però un pezzettino che vada giù, esatto, questo qua. Ovviamente non ci sarà nulla di utile, però, insomma. Vabbè, un kit medico e delle munizioni. Bene. Allora, credo che siate arrivati... che non ci sia nessuno a servire? Ok, no, non la ricordavo sta cosa. Credo che siate arrivati abbastanza alle conclusioni riguardo quello che è successo, quindi non lo commenteremo. Però no spoiler, anche se il gioco te lo spoilerà già a un certo punto. Comunque, anche prima di... Sta fermo Hector Rodriguez. Cosa vuol dire nessun soggetto in vista? C'è lui davanti. Perché non viene contato come un boss, non vale come... Ah, ok. Comunque corre per essere ubriaco, eh. Dicevo che faceva arrabbiare il coso, il Big Dead. Vabbè, no! Ah, ok, colpisce lui, non me. Sì. Dove è andato? Posso dire che non l'ho mai vista questa cosa? C'è un Big Dead che va addosso. Corri! Corri, Big Daddy, corri, corri, Mr. Bolla! Colpiscilo! Guardalo. Ti giuro, non riesci a prenderlo. No, no, questa cosa deve essere in due! No, clip immediatamente. Io non mi sento di intervenire, però, perché... ci ho dato sto modo. Bravi ragazzi! Lavoro di squadra. Lavoro di squadra. Da dove è finito il po'? Oddio, ma io come faccio a fargli la foto messo così? Diretto da Charbiver. Esatto, Alex ha venduto il figlio. Ed è per quello che Andrew Ryan si è arrabbiato. Ma non l'ha venduto a qualcuno. Così, avete sentito che parlava della Tenenbaum. Quindi l'ha venduto alla Tenenbaum, sostanzialmente. E quindi per la proprietà transitiva l'ha venduto a Fontaine. Bene. Allora, io non so come la pensi tu, Seifer, però io in questa partita pensavo di risparmiare il nostro Cohen per poi confrontarci con lui più avanti. Poi non so cosa ne pensi tu. Aspetta un attimo, stavo facendo la clip proprio. Ok, l'ho fatta. L'ha fatta anche Ruben, credo. Ah, cazzo, mi spiace. No, vabbè. Dead Ruben. E l'avevo chiamata più che altro Benny Hill e Big Daddy. Quindi vabbè. È comparso Cohen. A cui non posso fare la foto, però. Ragazzi, hai battuto tutto, perché stavo aspettando il momento esatto in cui finiva, capito? Vabbè, condivido pure la mia, così è due clip, dai. Non, ma sai che non mi ricordavo che venisse così vicino? Si è verificato un errore, ovviamente. Via per Ryan è libero. Digli che Sander lo saluta. Oh, sì. Puoi servirti di una delle mie opere minori.
come ricordo del tempo passato insieme. Se fossi diventato il mio solo e vero discepolo, forse saresti stato degno di guardare dello scrigno della mia musa personale. Ma chissà se quell'uomo è già andato. Adesso... Vorrei mettere questo. Okay. Allora, non mi ricordo. Senti, saluto uno. Ce l'hai in uno? Okay. Lascia stare. Torna alla batisfera e scendi ai Festus, per cortesia. Don't do it. No, no. Ecco, ragazzi, noi lo lasceremo stare perché con lui ci vogliamo confrontare più avanti. Lui comparirà più avanti, quindi lo lasciamo stare. E questo scrigno qui? Devi ucciderlo mo. Ah, ok, vedi che mi ricordavo bene. Lo lasciamo andare. Il vandalismo è un reato grave. I vandali sono parassiti. E ci dirigiamo alla batisfera. Il vandalismo è un reato grave. 3000 clip, bravissimi lo stesso. Vabbè, dai, ce l'avevo provato. Ok. Andiamo. Oh. Efestus. Da notare che comunque c'è un tema nei quartieri Efestus, Neptune, Arcadia. Sì, c'è. Forse solo Fort Frolic. Sì, perché Efestus sarebbe forse il dio solo dei, quello. Forse solo quello. Dio della forgiatura. Neptune sarebbe Nettuno, il dio dei mari. L'Arcadia, abbiamo detto già la scorsa volta che è una sottospecie di paradiso terrestre. La mitologia greca era... No, nella mitologia non è greca, quella romana. Sì, era... greca. Ah, greca, ok. E quindi il tema principale. Vabbè, vai. Carica e vai. Andiamo. Così tanto che fa il caricamento, capito? Cioè.